periodo di pandemia ci sembrava importante dare questa possibilità. Si stanno collegando con noi, si sono iscritte oltre 100 persone, 110, dal Piemonte ovviamente, dall'Emilia Romagna, dalla Sicilia, dalla Liguria, dal Veneto, dal Lazio, dalla Toscana, dalla Lombardia e dalla Puglia. E poi anche 3 collegamenti esteri, dalla Germania, dalla Svezia e dall'Olanda. Diamo il benvenuto anche a loro questa sera, per cui siamo molti di più. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui. Io sono Mirta da Prati, Casa Comune. Collaboriamo al progetto Mutamenti, di cui poi vi parlerà l'assessore Arisio, e vi racconterà come è nata l'idea, quali sono gli obiettivi di questo progetto. Casa Comune, credo che alcuni di voi la conoscano già, è un'associazione nata dal gruppo Abele da Libera per essere una scuola e azioni, cioè mettere insieme il sapere teorico sulle questioni sociali e ambientali pressanti oggi, Luca Mercalli ne parlerà molto, su spunto delle attività del gruppo Abele. Già tantissimi anni fa l'agenzia di stampa sottotitolava Disagio, Pace, Ambiente, e per anche gli stimoli arrivati da Libera sul discorso delle ecomafie. Per cui questi due elementi sono stati, diciamo, la base. Poi c'è stata l'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si, che chi di voi non l'ha ancora letta, io vi consiglio di leggerla, perché è un documento politico meraviglioso che mette insieme tutte queste varie dimensioni. Il Papa ha a cuore la cura di quella che viene definita la casa comune, la madre terra, e di tutte le interconnessioni che ci sono tra elementi sociali e ambientali. Ha messo insieme il sapere della scienza, dei vari scienziati, e l'ha reso però accessibile con un linguaggio comprensibile per tutti. Per cui è uno dei più bei documenti politici, scritta per tutti, credenti, non credenti, e credenti di tutte le religioni, per cui noi abbiamo ritenuto utile far partire una scuola che tiene la maggior parte dei suoi corsi alla Certosa 1515, per cui sul vostro territorio, e per noi, insomma, ci sentiamo ovviamente a casa per questo. Io, prima di dare la parola per i saluti al sindaco di Avigliana e al vice sindaco di Almese, vi volevo solo ricordare alcune opportunità che abbiamo, di cui potete usufruire. A metà febbraio ci sarà un collegamento online gratuito dove verranno presentate diverse esperienze. Una è sul cibo e i diritti, l'altra è sull'autostrada delle api, fuori al banchetto dove abbiamo portato diversi prodotti nostri. Ci sono dei semini, c'è un comune che è capofila di questo progetto, e parleremo dell'importanza dei corridoi per api, impollinatori notturni e diurni. E parleremo però anche, presenteremo un'esperienza delle comunità energetiche, anche quello un tema credo molto importante. L'altra cosa che vi volevo segnalare: di solito ai nostri incontri, credo anche questa sera, ci sono diversi insegnanti. Abbiamo dei corsi digitali utilizzabili già da subito, li potete trovare sul nostro sito e sulla piattaforma di Scuola Park, per parlare di queste tematiche all'interno della scuola, per utilizzarle con gli studenti. E poi tante altre iniziative le vedete sul sito. L'ultima che vi insegnalo ora è ai primi di aprile, proprio alla Certosa, un seminario di 3 giorni proprio sull'acqua, che è il tema di questa sera. Per cui io adesso darò la parola al sindaco Andrea Archinà del comune di Avigliana, che è il comune che ha capofila di questo progetto. Grazie, buonasera a tutte e tutti, grazie a Casa Comune per l'importante lavoro che fa sul nostro territorio.
Grazie a voi che siete intervenuti questa sera, a coloro che sono collegati. La pandemia ci ha un po' ammodernato sotto certi punti di vista, quindi riusciamo ad arrivare anche a chi magari è più lontano, e questo è un piacere, e darvi insomma il benvenuto al Teatro Fassino, che è un luogo di cultura. La cultura non è soltanto spettacolo, teatro, cinema, ma è anche insomma esercizio della conoscenza e della consapevolezza. Quindi credo che questo sia un po' lo scopo di questa serata, in particolar modo su un ambiente, su un argomento che alla nostra città è molto caro, ma dovrebbe essere caro un po' a tutti noi che viviamo questi tempi di emergenza climatica, nella quale siamo a pieno, insomma, ci siamo proprio dentro. Basti pensare al nostro inverno, è assolutamente mite per delle temperature che a Capodanno raggiungevano i 20 gradi in alta valle, e quindi insomma non possiamo più girarci dall'altra parte, per cui tutto il lavoro che in qualche modo stiamo facendo, e che verrà anche raccontato dall'assessora Fiorenza Risio, è proprio quello di appunto esercitare un po' la consapevolezza come enti pubblici, istituzioni, e anche come comuni, che molto spesso fanno anche fatica anche a mettere in piedi delle politiche che poi insomma in tutto l'equilibrio del meccanismo riescono poi a produrre insomma dei risultati tangibili, ma poi una consapevolezza diffusa, perché sono gli individui che poi fanno la differenza, in quel senso di comunità che ci dovrebbe unire tutti quanti in uno scopo comune. E quindi vi ringrazio per aver scelto di essere qui per fare insieme questo lavoro, ecco. Quindi mi scuso se dovrò allontanarmi prima per un evento concomitante istituzionale, ma ci tenevo a portare il mio saluto e soprattutto un augurio di buon lavoro a tutti quanti noi. Grazie. Adesso chiamerei Andrea Cavaliere, vice sindaco di Almese, che è partner di questo progetto. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera e grazie al Comune di Avigliana che ci ospita qui, che ospita tutti noi questa sera. Noi come Comune di Almese siamo partner con Avigliana di questo progetto. Ci abbiamo lavorato insieme, abbiamo progettato insieme e abbiamo vinto anche insieme. Insieme, uniti da una tematica, una matrice ambientale che è fondamentale per tutti noi, che è l'acqua, e che decliniamo in due modalità diverse di progettazione e di attenzione, che poi l'assessore Fiorenza Risio vi spiegherà come verrà declinata qui a Avigliana. Noi affronteremo la tematica sotto un altro punto di vista ad Almese. Ma il bello di questa serata, che di vedere partecipi in tanti e sono collegati, è che voi siete promotori di questa progettazione condivisa, perché la disseminazione di queste conoscenze, di queste progettazioni, di queste idee contribuisce alle azioni di ciascuno di noi. Quindi ogni piccola azione di ciascuno di noi va nell'ottica di sposare questi grossi principi di sostenibilità ambientale, che sono poi il futuro della nostra vita e soprattutto per chi verrà dopo di noi. E quindi grazie per questa vostra partecipazione al Comune, per questa progettazione insieme. È un semino che andiamo a piantare nella terra per un percorso che ci vedrà protagonisti tutti quanti. Grazie, buona serata. Grazie, adesso inviterei l'assessora alle politiche ambientali e agricole del Comune di Avigliana, Fiorenza Risio, che è la vera anima di questo progetto, ecco, ci vuole sempre un motore forte. Allora, prendo questo, sì, disinfettato. Okay. Buonasera a tutti, io inizierei facendovi vedere un brevissimo filmato, sono due minuti di un cartone animato, ma che secondo me serve per introdurre l'argomento di questa sera, perché si parla ovviamente di cambiamenti climatici, ma si parla soprattutto di acqua e della gestione dell'acqua, perché il progetto che noi ad Avigliana abbiamo candidato, e come diceva anche il vice sindaco del Mese Cavaliere, è stato anche appunto in qualche modo fatto in modo complementare ad Almese, riguarda appunto la gestione dell'acqua. Quindi, solo per farsi un'idea di che cosa voglia dire la gestione dell'acqua nella storia, vi faccio vedere due minuti di un cartone animato per introdurre l'argomento. No, devo tornare indietro. Ok. Mm-hmm.
Spesso e volentieri diciamo sì, l'acqua è importante, bisogna fare attenzione a preservarla, eccetera, ma non ci rendiamo conto, e appunto qua in due minuti abbiamo fatto l'excursus storico dagli uomini primitivi fino ad oggi, di quanto con l'acqua sia causa di guerre, l'acqua sia causa di appunto fortuna o decadimento di intere città, di intere civiltà, e di quanto appunto il preservarla possa veramente fare la differenza anche rispetto a poi lo scatenarsi di guerre e tutto quello che riguarda anche le migrazioni, che insomma con il discorso dei cambiamenti climatici sono molto collegate, ma spesso e volentieri si dimentica questa relazione. Io devo ringraziare ovviamente di questa serata e di questa opportunità la Compagnia di San Paolo, perché in realtà noi siamo qui questa sera per il motivo che la Compagnia di San Paolo ha istituito questo bando che si chiama Mutamenti, di cui Mirta prima accennava, e ha dato l'opportunità ai comuni che avevano intenzione di provare a fare qualche cosa a livello locale per cercare di mitigare o di adattarsi, perché poi oramai Luca Mercalli ce lo spiegherà più tardi, si tratta di adattarsi a delle cose che saranno inevitabili purtroppo, e quindi ha dato l'opportunità ai comuni che volevano provare a partecipare con dei progetti di presentare appunto delle progettualità che permettano poi sui nostri territori di attuare appunto delle misure di adattamento o di mitigazione. Dal punto di vista appunto della mitigazione, noi stiamo cercando di fare varie azioni, visto che anche prima ne parlavamo e visto che in questo periodo molti fra l'altro ci chiedono come mai ci sono tutta una serie di paletti e di reti arancioni nella zona che c'è fra il centro commerciale e il ponte sulla Dora, metto subito diciamo tutti quanti tranquilli dal punto di vista insomma del fatto che non sarà ulteriore cementificazione, tutt'altro, anzi stiamo cercando di piantare 3.800 fra alberi e arbusti proprio perché riteniamo che sia necessario cercare di mitigare quelle che sono le isole di calore e quelli che sono appunto i problemi legati proprio all'innalzamento delle temperature. Avigliana e i paesi limitrofi come anche Almesa hanno la fortuna di avere attorno comunque ancora una flora, che insomma una quantità di boschi che permette ancora di respirare, però non siamo così esenti da tutta una serie di problemi che proprio anche legati all'acqua ci saranno in futuro, perché se manca l'acqua anche le piante patiranno. Soprattutto siamo in una zona che ha ancora molta, diciamo, è molto influenzata rispetto a tutto quello che è praticamente lo smog e i problemi di inquinamento che arrivano da Torino. Non so quanti di voi entrando questa sera in teatro l'hanno notato, ma nell'angolo del cortile c'è una specie di roulottina. Questa roulotte è un laboratorio mobile che il Politecnico di Torino ci ha messo a disposizione per fare le misurazioni dell'aria, perché noi eravamo convinti, essendo comunque all'imbocco di una valle, di essere abbastanza tranquilli dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico. Invece sta emergendo da dei dati che poi in seguito renderemo poi pubblici, che in realtà Avigliana è ancora in un punto per cui gran parte dello smog di Torino ci arriva fino qua, perché è inevitabile che fra correnti d'aria e diciamo fenomeni meteorologici di cui appunto ci parlerà Mercalli, noi comunque, nonostante siamo sufficientemente distanti dalla città, una trentina di chilometri, subiamo l'influenza di Torino e il grosso inquinamento che c'è e che in qualche modo ovviamente d'inverno viene aumentato dagli riscaldamenti. Riscaldamenti e traffico sono fra gli eventi che producono maggiormente appunto i cambiamenti climatici, perché generano il famoso effetto serra, i problemi appunto di aumento delle temperature che già prima si richiamava, si diceva.
Quindi tutto questo fa sì che ci siano meno precipitazioni, vediamo che appunto è da un mese e mezzo che non sta piovendo, se uno alza lo sguardo e guarda le montagne vede che sono praticamente pelate, e tutto questo cosa porterà? Porterà probabilmente appunto ad avere in futuro problemi di gestione dell'acqua. Ora, il progetto che noi abbiamo presentato appunto a Compagnia di San Paolo per partecipare a questo bando riguarda proprio la gestione sostanzialmente dei canali irrigui e di Bialere che servono sostanzialmente la frazione agricola che noi abbiamo e che è quella di Drubiaglio, di là della Dora. Questo poi si porta dietro tutta una serie anche di considerazioni che riguardano non soltanto il fatto di poter gestire quest'acqua che sarà sempre meno, ma anche di poterla gestire quando invece arrivano quelle che vengono definite le famose bombe d'acqua, che i giornali amano chiamare bombe d'acqua, insomma. Ma insomma ci sono questi eventi estremi per cui quando poi dopo tanto tempo che non piove arriva finalmente la pioggia, un terreno secco anziché assorbirla non fa altro che farle esondare o comunque creare ulteriori problemi. Quindi il progetto che noi presenteremo, cioè che cercheremo di realizzare, anche qui vedremo poi se avremo ulteriori finanziamenti o come riusciremo in qualche modo poi a realizzarlo concretamente, riguarderà proprio questi aspetti, perché da un lato è importante, come dire, l'aspetto di sicurezza della popolazione, che è sicuramente primario, ma poi è importante anche tutto quello che questo progetto si porta dietro dal punto di vista dell'agricoltura e di quello che effettivamente si può ancora pensare di fare con un territorio che vede sempre meno agricoltori e invece sempre più capannoni che sorgono per non si sa bene far cosa, insomma. Per cui sostanzialmente stiamo puntando su questi aspetti per cercare insomma, di mitigare o comunque insomma, di adattarci un minimo ai cambiamenti climatici e prepararci a quello che avverrà successivamente. Io direi che ho finito la parte che riguarda diciamo, gli aspetti più nostri e quindi a questo punto chiedo a Luca Mercalli di intervenire a voi. Bene, allora arriviamo al clou. Luca Mercalli non ha tanto bisogno di presentazioni. A me piace sempre dire che oltre ad essere appunto un climatologo e presidente di una società meteorologica italiana, che è un'associazione nazionale fondata nel 1865, è un grande divulgatore, cioè uno scienziato, giornalista, divulgatore, insomma, molta delle sue energie, oltre a studiare il clima e a lavorare nella sua società e a pubblicare su Nimbus, di cui è direttore, i risultati, però ha investito moltissimo nel far capire che cosa sta avvenendo. Questa sera abbiamo titolato e sottotitolato Acqua e Clima, quali scenari futuri per la Valle di Susa, azioni possibili per mitigare e prevenire. E poi abbiamo detto per cittadini innanzitutto, per amministratori e imprenditori. Come ha detto l'assessore, questo progetto è proprio per tutti. Luca. Grazie Mirta, grazie a Liliana per l'ospitalità. Beh, bellissimo il cartone animato. In due minuti, senza una sola parola comprensibile, con i soli fatti, ci ha mostrato quanto l'acqua sia strategica per il nostro benessere, come è stata da sempre strategica per lo sviluppo della civiltà. Senza acqua non si vive. Si può sopravvivere con poca acqua e di cattiva qualità, ma se si vuole prosperare di acqua ce ne vuole tanta, pulita, e soprattutto ci vuole una costanza nella sua disponibilità. Uno dei problemi maggiori dell'acqua spesso è la variabilità. Un anno ce n'è troppa, un anno ce n'è troppo poca, e allora quando non si può fare una previsione di quanta acqua disporrò, le società non riescono a fiorire. Quando invece ho una sicurezza che regolarmente l'acqua è disponibile nelle quantità per l'agricoltura, per l'industria, per gli usi civili,
anche per il turismo, perché no? Allora le società prosperano, ed è quello che la storia ci ha mostrato. Tante zone del mondo dove l'acqua era abbondante, come l'Europa peraltro, si sono sviluppate in un certo modo, e ci sono aree che invece sono tuttora delle aree marginalizzate o comunque con delle difficoltà importanti nella società, perché l'acqua è poca o è molto irregolare, e sono in particolare comunque le aree desertiche, che sono riuscite a emergere negli ultimi 100 anni perché hanno trovato un altro liquido, il petrolio sostanzialmente, e questo ha portato fiumi di denaro che ha permesso di portare l'acqua nel deserto con dei trucchi sostanzialmente. Uno dei trucchi di queste regioni è la dissalazione: si prende l'acqua del mare, si toglie il sale e si ottiene dell'acqua dolce per gli usi agricoli potabili. Dico che è un trucco perché il costo energetico è esorbitante, quindi finché c'è il petrolio a sussidiare tutto questo, allora abbiamo le grandi città dei paesi arabi che fanno a gara per mostrare i muscoli anche rispetto alle città dell'Occidente, dell'America. Ma attenzione che nel momento in cui diminuisse il gettito di petrolio, queste città sono veramente destinate a sgonfiarsi, come ha fatto Roma quando i barbari hanno abbattuto l'acquedotto nel nostro cartone animato. Allora l'acqua oggi è un bene che è sempre più conteso, perché sono enormemente aumentati gli usi. Mentre fino a 200 anni fa in paesi sostanzialmente rurali l'acqua era esclusivamente utilizzata per coltivare, per far crescere i raccolti, per cibarsi, ed era una piccola fonte energetica proto-industriale. Pensiamo ai mulini, insomma, l'acqua muoveva le ruote dei mulini per macinare il grano, per battere la canapa, per fare qualche maglio per la lavorazione dei metalli, ma si trattava veramente di proto-lavorazione industriale. Oggi invece l'acqua serve per innumerevoli usi: serve per raffreddare le centrali elettriche, le termoelettriche, serve per far funzionare quasi tutti gli stabilimenti industriali. C'è quindi una grandissima competizione per l'uso dell'acqua. E quando l'acqua storicamente è stata abbondante, tutti hanno attinto. Ma quando iniziano a presentarsi delle stagioni magre, con poca pioggia o poca neve, anche le regioni che sono sempre state ben rifornite di acqua improvvisamente vanno in sofferenza, e noi l'abbiamo già visto in tante situazioni storiche e lo vediamo con maggior frequenza. Quindi è urgente domandarsi che cosa succederà in futuro in relazione agli scenari climatici e come possiamo prepararci per evitare il conflitto e per evitare la scarsità fisica, perché poi al di là del conflitto il problema è che quando l'acqua non c'è, non c'è, e dopo non si mangia quando manca l'acqua. Questo è il primo grande problema. Vediamo dunque di comprendere, anche proprio all'interno di un progetto di resilienza ai cambiamenti climatici come il progetto Mutamenti, promosso nel nord-ovest italiano dalla Compagnia di San Paolo, ma insieme a un grande ente di ricerca sul clima nazionale che è il CMCC, il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, che fa insieme a noi, insieme alla Società Meteorologica Italiana, un po' da spalla scientifica a questi progetti calati sul territorio, che cosa succederà. Intanto, quando parliamo di cambiamenti climatici, insomma, non è una novità. Io soltanto in questo teatro credo di aver parlato almeno una decina di volte di cambiamenti climatici, in almeno 15 anni, insomma. Fiorenza, da quanto tempo c'è questo teatro che è attivo? E allora, io credo sostanzialmente, tra l'altro 2003 fu proprio un'annata straordinaria e eccezionale per l'elevata temperatura e per la siccità, quindi credo insomma ormai di essere sulla ventina d'anni di prediche al momento inutili, prediche che io e i miei colleghi facciamo continuamente nella speranza
di svegliare l'opinione pubblica, perché dobbiamo avere con noi la consapevolezza dei cittadini, e poi la politica e poi l'economia, a prendere in mano questi problemi per tempo. Tutti i problemi ambientali, se si lasciano degenerare, assumono una dimensione tale che quando mostrano il loro volto feroce è ormai tardi per cercare di risolvere i problemi. È come una cattiva malattia che però ha il vantaggio che inizia lentamente e quindi è curabile, o addirittura si può prevenire fin quando i sintomi sono quasi inesistenti, ma quando si manifesta ormai è terminale, non si può più fare nulla, e noi purtroppo stiamo perdendo tempo. Sono cose che non vi dice Luca Mercalli, ve le dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Antonio Guterres è un ingegnere portoghese, al suo secondo mandato di rappresentanza della più importante struttura istituzionale mondiale, è una persona che dovrebbe avere un'enorme credibilità e risonanza, molto di più di un singolo capo di Stato, perché ci rappresenta tutti, rappresenta 8 miliardi di persone su questo pianeta e 195 stati sovrani, eppure pochi sanno perfino chi è. Antonio Guterres da oltre 5 anni spende continuamente una parte importante della sua opera di divulgazione, di sensibilizzazione, proprio per avvertirci che stiamo facendo guerra alla natura, e chi fa guerra alla natura si suicida. Testuali parole. Non vi dico poi che cosa ha detto a Glasgow a novembre, in occasione della 26esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Guterres all'inaugurazione, all'inizio di novembre, ha tuonato dicendo addirittura una frase molto dura per un diplomatico. Ha detto: stiamo trattando la natura come un cesso. Non sono parole da diplomatico queste, sono parole però da una persona competente e appassionata. E ha quindi chiesto a tutti i governi di dimostrare in questa dozzina di giorni di negoziati di uscire fuori con dei risultati. Sapete tutti che i risultati a Glasgow sono stati molto miseri, come purtroppo è avvenuto nelle altre 25 conferenze precedenti. Si è raccolto pochissimo, la maggior parte sono delle promesse, come sempre, faremo tanti condizionali e tanti futuri. E alla cerimonia di chiusura Guterres ha detto, sono tutti discorsi bellissimi che potete andarvi a scaricare dal sito delle Nazioni Unite, ha detto: stiamo ripetutamente bussando alla porta della catastrofe. Quindi non sono parole di noi o scienziati o ambientalisti, sono parole di un diplomatico internazionale di alto rango. Quindi vuol dire che la situazione è veramente messa male. Ne ha detta anche un'altra al 9 di agosto, quando è uscito il sesto rapporto sulle condizioni fisiche del clima planetario, il sesto rapporto dell'IPCC, ha detto: questi dati sono un codice rosso per l'umanità. E il codice rosso implica urgenza estrema, se no il malato muore, serve l'elisoccorso, portarlo subito in ospedale. È successo qualcosa dopo il 9 di agosto? No, non è successo niente. A Glasgow non c'è stato un atteggiamento da codice rosso. Eppure pensate che due giorni dopo il 9 agosto, l'11, in Italia, e precisamente a Siracusa, abbiamo misurato la temperatura più elevata della storia d'Italia e della storia d'Europa, 48,8 gradi, quasi 50 gradi. Peraltro due mesi prima lo stesso valore si era rilevato in Canada, vicino a Vancouver, con quasi 50 gradi, quindi 49,6 gradi a Lytton. Ma se già fanno impressione 49 gradi a Siracusa, a Lytton siamo alla latitudine della Manica, con 49,6 gradi. E una settimana fa, il 13 di gennaio, visto che è inverno ad Avigliana, ma è estate nell'emisfero sud, 50,7 gradi a Oslo, in Australia, che è la più elevata temperatura australiana a così elevata latitudine, perché ce n'era già stata un'altra di 50,7 gradi
ma in mezzo al deserto, questa invece è una località costiera. Quindi vedete, i record si stanno affastellando, diventano sempre più frequenti, sempre più diffusi in zone del pianeta anche insospettabili o dove ce li saremmo aspettati fra molti decenni, e invece stanno già avvenendo oggi. A casa nostra, qui nelle Alpi, il record l'abbiamo toccato il giorno di Capodanno. 1 gennaio 2022, 18 gradi a 1700 metri, 20 gradi a Bardonecchia e a Ulz. Sono delle temperature assolutamente inusuali che hanno battuto in molti casi record di serie centenarie. Un caldo così è un caldo tipico della piena estate. Avevamo lo zero termico a Capodanno a 4000 metri, che è quello che trovi a luglio, ad agosto, in piena estate. Allora, i segnali ormai ci sono da tutte le parti. Siamo noi che a questo punto dobbiamo decidere di vederli, di guardarli in faccia. Tanto per rimanere ancora nell'attualità, si è parlato molto in queste ultime settimane di quel film Don't Look Up, il film della cometa, dell'asteroide che sta per colpire la Terra, ed è questa parodia di una società americana assolutamente indifferente agli annunci di catastrofi future, che prende in giro gli scienziati che avvertono dell'impatto atteso a distanza di pochi mesi, e fa sì che alla fine i salvatori dell'umanità, cioè gli scienziati che avvertono, vengono addirittura derisi e criticati, e questo atteggiamento della popolazione, della politica, porterà poi a non mettere in atto le misure di contenimento e la Terra verrà effettivamente nel film colpita dall'asteroide. Allora, quella è una storia dove i protagonisti non sono climatologi ma sono astrofisici, ma in realtà la metafora è il cambiamento climatico. Lo sappiamo per certo nel film dove partecipa anche Leonardo DiCaprio, perché l'ispiratore di questo film è un mio collega, è un climatologo americano della Pennsylvania University, Michael Mann, che tra l'altro è stato anche qui a Torino, a Moncalieri, alcuni anni fa, e gli abbiamo consegnato la nostra associazione onoraria della società meteorologica, perché è un climatologo militante, è un climatologo che da anni cerca di fare comunicazione e divulgazione, ed è stato pesantemente attaccato negli Stati Uniti dalle lobby della energia fossile, ha subito anche dei processi, compresi quelli della sua stessa università, che l'ha denunciato per diffondere dati fasulli. Pensate un po', arriviamo al punto che si denunciano gli scienziati accusandoli di diffondere dati di temperatura troppo elevati, troppo caldi, come se io vi avessi inventato questi numeri di questa sera. Ma guardate, non c'è bisogno di inventarli. Io ho sempre detto, ma quei processi lì non bisognava neanche farli, basta guardare i ghiacciai. Ecco, se invece di in Pennsylvania fossimo stati in Val di Susa, basta guardare la fotografia dei ghiacciai come erano 100 anni fa e come sono o non sono più oggi, nel senso che per esempio il ghiacciaio Galambra non c'è proprio più, li vedremo, ecco, allora non serve fare il processo, perché i dati li misurano in modo naturale i ghiacciai che sono scomparsi. Altro che truccare i dati per spingere che cosa? Per spingere l'umanità a inquinare di meno? Siamo arrivati a questo paradosso. Allora Michael Mann ha scritto un nuovo libro, che è stato tradotto anche in italiano per l'edizione Ambiente, si chiama La guerra del clima, ed ha proprio ispirato quel film su cui però è stata costruita questa sorta di metafora, anche un po' ironica, anche grottesca, dell'asteroide. Gli scienziati continuano a fare il loro mestiere e ad avvertire l'umanità sui rischi crescenti di collasso della nostra società. È il collasso ecologico e sociale, quello di cui parla anche Papa Francesco. È un collasso che tra l'altro è sempre più vicino, e nuovamente ho il dato di questa sera, ho letto il comunicato del Bulletin of Atomic Scientists. Questa è una struttura di
cultura scientifica americana, che è stata fondata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale dagli scienziati anche un po' pentiti di aver inventato la bomba atomica. Tra i fondatori del Bulletin of Atomic Scientists c'era anche Einstein. Ebbene, dal 1947 in poi questa istituzione americana ogni anno pubblica l'orologio dell'Apocalisse, che è un orologio metaforico dove le lancette segnano quanti minuti mancano al rischio di una guerra nucleare. E l'orologio, nel momento in cui è stato più lontano dalla mezzanotte ipotetica, non è stato più di un quarto d'ora, 15-17 minuti, nel 1991 mi sembra, insomma quando c'è stato il crollo dell'Unione Sovietica e questo momento di euforia mondiale per la cessazione della guerra fredda. Ma adesso è arrivato al suo punto più vicino al rischio di collasso bellico e ambientale insieme. 100 secondi, sono un minuto e mezzo praticamente, dall'Apocalisse. 100 secondi. È il terzo anno consecutivo che il comitato scientifico del Bulletin of Atomic Scientists tiene la lancetta nel suo punto più vicino, nella speranza di avvertire l'umanità, non di fare catastrofismo, ma di dire: guardate che abbiamo già un piede nel burrone, cerchiamo di fare un passo indietro, non avanti. E il burrone oggi è fatto di tre cose. Fino a una ventina di anni fa era solo il burrone della guerra nucleare, è nato per quello, questo modo di informare il mondo sul rischio che corre. Poi è stato aggiunto da una quindicina d'anni anche il rischio climatico, che possiamo dire si aggiunge a quello nucleare. Quello nucleare è il rischio di finire arrostiti a fuoco rapido e quello climatico è il rischio di essere arrostiti a fuoco lento, ma sempre di troppo caldo parliamo. E adesso, dai 2 anni di pandemia, i nostri ricercatori, scienziati del Comitato Scientifico del Bulletin hanno aggiunto anche le fake news, la disinformazione che corre in rete e che rallenta la presa di coscienza e le scelte razionali della società e della politica, inquinando il dibattito pubblico di una massa di stupidaggini in tutti i settori, compresi quelli sanitari e della pandemia. Questi tre elementi oggi hanno indotto questi ricercatori a suonare la sirena praticamente nella sua forma più incisiva, più profonda, da quando, dal 1947, si fa questo lavoro. Se volete cercarvi di più, cercate Doomsday Clock, o anche in italiano Orologio dell'Apocalisse, e troverete il comunicato stampa uscito ieri che racconta tutte queste motivazioni. Allora, adesso, dopo avervi fatto questa predica dicendo che siamo troppo sordi e troppo indifferenti a questi problemi, arriviamo a definire gli ultimi dati, lo stato dell'arte del riscaldamento globale e dei relativi cambiamenti climatici. Questa è la curva aggiornata a 2 settimane fa dell'aumento della temperatura globale, la media terrestre. Vedete bene, sulla parte destra del grafico, gli ultimi 30 anni sono gli anni del riscaldamento globale. Le barrette rosse ci mostrano tutti gli anni più caldi della media. Nell'Ottocento, la serie inizia nel 1850, sono i dati di tutti gli osservatori meteorologici del mondo, faceva molto più freddo di oggi. Poi attorno agli anni 40 del Novecento siamo saliti di temperatura, possiamo dire, fino a un clima che potevamo ritenere normale. Il clima tra gli anni 30 e gli anni 50 si poteva definire un clima sano, dopodiché è iniziata la salita, la febbre del pianeta. Questa febbre oggi ammonta a 1,1 gradi in più. Se vogliamo fare un paragone con un corpo umano, è come avere circa 37-38 gradi di febbre. 36,7, 36,8 è una temperatura di un corpo sano, aggiungete 1,1, insomma andate a circa 38 gradi. È una febbre fastidiosa, ma una febbre assolutamente curabile, con la quale si può convivere. Il problema è, non si è fermata lì, questa febbre sta continuando a salire. E se non facciamo nulla, nei prossimi decenni
entro la fine di questo secolo potrebbe salire anche di 5 gradi, portandoci a 42 gradi per il corpo umano, che vuol dire rimanerci secchi. Ecco perché dovremmo ascoltare questi sintomi precoci della malattia climatica per curarla oggi, finché si può ancora fare. Perché fra una decina d'anni non si potrà più fare. 10 anni è veramente il tempo che ci resta per essere efficaci. Nuovamente lo dicono le Nazioni Unite, lo dice l'Unione Europea, che ha fatto la legge sul clima pochi mesi fa e ha detto entro il 2030 dobbiamo ridurre del 55% le emissioni rispetto ai livelli di emissione del 1990. Per ora lo solo l'Unione Europea, dobbiamo mettere insieme Stati Uniti, Russia, Cina, India e molte di queste nazioni più povere di noi dicono ma l'India dice io galleggio sul carbone a casa mia, perché non devo usarlo per migliorare il tenore di vita dei miei cittadini? Io dico che smetto di usarlo al 2070. Hai voglia, al 2070 ormai siamo tutti morti, possiamo dire morti di caldo. La Cina dice 2060, l'Europa dice 2050 zero emissioni e comincio subito. Poi anche l'Europa è piena di contraddizioni. Questi sono i consigli della Commissione, poi bisogna votarli in Parlamento. E non sempre queste leggi passano in modo coerente. La legge sul clima è passata, ma avete visto le polemiche delle ultime settimane nella famosa tassonomia verde. Sempre parole difficili per dire cose facili. Invece che usare tassonomia verde si poteva dire elenco delle tecnologie verdi o sostenibili. Comunque, nell'elenco delle tecnologie verdi è stato messo anche il nucleare, che verde non è, e il gas metano, che è fossile. Allora capite che perfino l'Europa, che è più avanti di tutti gli altri paesi nel mondo, nella consapevolezza, nel tentativo di avvertirci, di fare una buona politica con il Green Deal, tutte cose molto belle, poi alla fine scivola su questa protezione lobbistica di alcuni settori, anche perché in alcuni casi siamo un po' tutti sotto ricatto. Sul gas è molto facile cadere nel ricatto, e io così lo propongo come interpretazione non verificata, ma il balzo dei prezzi del gas attorno a Natale potrebbe essere stata una mossa fatta apposta da parte dei detentori del potere fossile per spaventare l'Europa e dire guarda che io ti lascio al freddo. E immediatamente il gas è entrato nella tassonomia verde. Che cosa vuol dire entrare nella tassonomia verde? Prendersi i soldi del Next Generation Fund, i soldi del PNRR in Italia. Ecco che cosa alla fine serve tutto questo. Altrimenti ne sarebbero stati esclusi. Quindi vedete come è difficile poi trasformare in azione la cura per quella febbre lì. Allora, due parole sul clima anche locale. Questa è la serie dei dati di Avigliana. Ad Avigliana abbiamo una stazione meteorologica dell'ARPA Piemonte che funziona dal 1992, 30 anni giusti, è vicino allo svincolo autostradale, in una zona extraurbana, e vedete bene, anche ad Avigliana la temperatura è in netto aumento. Il 2021 è un anno un pochino più fresco rispetto a quelli che l'hanno preceduto, vedete che c'è un temporaneo abballamento, ma come vedete anche dagli anni prima, le temperature oscillano in modo disordinato, attorno però a una pendenza che è il trend, la tendenza. E il trend è la linea nera ed è in salita, come sta accadendo in tutto il mondo. Per chi vuole consultare ogni mese come sta andando la temperatura sul pianeta, andate sul sito di Copernicus. Copernicus è il sistema satellitare europeo e troverete il bollettino mensile, lo paghiamo tutti con le nostre tasse, quindi conviene che le usiamo queste cose, ma è un lavoro ben fatto, il bollettino mensile della temperatura media mondiale ed europea rilevata dai satelliti Sentinel, che sono una costellazione di satelliti di monitoraggio ambientale. Qui vedete il resoconto del 2020, non ho ancora la cartina del 21, comunque a livello globale il 2020 fu l'anno più caldo della storia.
Il 2021 è il sesto, è in sesta posizione. Come mai è un po' più fresco, ma è sempre in sesta posizione su 100 anni precedenti? Perché gli oceani ogni tanto con il loro rimescolarsi captano un po' di più di questa energia in surplus dovuta all'inquinamento delle attività umane, cioè all'aumento dei gas a effetto serra. La CO2 aumenta perché noi bruciamo petrolio e carbone, questo riscalda l'atmosfera, ma gli oceani hanno una profondità media di 4.000 metri e sotto sono vicini allo zero gradi di temperatura. È una colossale massa di acqua prevalentemente fredda, solo le prime decine di metri di acqua sono calde. Ecco, gli oceani però respirano, si muovono le correnti oceaniche, continuano a spostare acqua fredda dal basso per captare il nuovo calore in eccesso che si sta sviluppando in superficie. Pensate che di quel grafico che avete visto prima, della febbre del pianeta di 1,1 gradi, quello è solo il 7% del calore in eccesso dovuto all'effetto serra causato dall'uomo. Il 93% è andato negli oceani. 93%, quindi pensate quanta energia è finita nelle acque. Per ora le acque hanno svolto un utilissimo servizio, perché hanno preso loro una buona parte del caldo che avremmo invece sentito sulle terre emerse. Ma guardate che quando poi gli oceani si sono tutti scaldati insieme, ci restituiscono questa energia con gli interessi. E dopo non c'è più il fattore di buffer, di polmone. Quindi ecco come i sintomi cominciano lenti e apparentemente le persone li ignorano, va tutto bene, cosa vuoi che sia, un grado, e poi di colpo fra 10, 20, 50 anni ti ritrovi che la temperatura poi magari sale di un grado in un solo anno, non in un secolo. E allora poi lì sono dolori. Nella fattispecie uno dei problemi maggiori della interazione tra la temperatura e l'acqua è il trimestre estivo. È quello il periodo, almeno nelle nostre regioni temperate di latitudine media, il periodo nel quale noi abbiamo bisogno di più acqua. L'inverno adesso, sì, siamo preoccupati perché non piove, ma insomma, fa freddo. L'agricoltura è dormiente, quindi non usa acqua. Noi ci facciamo una doccia, se vogliamo, anche ogni 2-3 giorni e non succede nulla. Mentre a luglio, quando fa caldo, l'agricoltura chiede molta acqua, vogliamo fare la doccia tutti i giorni o anche più volte al giorno perché siamo accaldati e i consumi d'acqua quindi esplodono. Ma più fa caldo e se non piove, più la siccità morde. Perché il caldo fa anche evaporare l'acqua più rapidamente. Quindi a parità di pioggia l'acqua dura di meno. L'agricoltura soffre di più con temperature molto sopra i 30-35 gradi. Più fa caldo, più consumiamo acqua, ma anche l'agricoltura ne vuole di più. E allora ecco che la nostra preoccupazione per ora è soprattutto nel periodo estivo. Ciò non toglie che si possa rimanere senza acqua negli acquedotti o nei fiumi anche in pieno inverno. Si seccano le fonti, alcuni pozzi, però è un problema più maneggevole rispetto all'estate, dove entriamo in conflitto anche con il maggior utilizzatore dell'acqua, che è l'agricoltura. E qui vedete il grafico di come sta salendo la temperatura estiva. In alcuni casi è in modo inedito rispetto alla storia del clima che conosciamo. Questa è la lunga serie delle temperature di Torino, una delle più lunghe al mondo dal 1753, e vedete che le estati sono state oscillate attorno a una media di circa 22 gradi dal 1753 fino agli anni 80-90 del Novecento. E poi abbiamo la risalita netta delle temperature, con in particolare il picco dell'estate del 2003. L'estate del 2003 rimane la più calda della nostra storia e dell'Europa occidentale. Ma quelle che la hanno seguita sono comunque tutte estati mai viste prima nella storia del nostro clima. Tutte estati più calde della media, e quindi tutte estati dove se ha nevicato molto d'inverno e ci sono i temporali, riusciamo a controbilanciare la maggiore evaporazione con l'acqua che scende dalle montagne. Ma se, come è successo nell'estate del 2017, accanto alle elevate temperature manca anche la pioggia, il risultato è stata una crisi idrica
direi a scala nazionale. Vi ricorderete le notizie da telegiornale di Roma che rischiava di rimanere senza acqua e le polemiche per il prelievo in deroga alle norme ambientali dell'acqua dal lago di Bracciano. E per fortuna si è arrivati al limite di mettere la capitale all'asciutto e poi è arrivata la pioggia. Ma anche qui abbiamo avuto molti problemi. Il 2017 è l'anno dei tragici incendi alpini proprio qui in Valle di Susa, del gigantesco incendio del Rocciamelone dell'autunno del 2017, che nasce a causa dei due mesi asciutti precedenti. Mai si era verificata nella storia una combinazione di caldo e di asciutto. Certo, il caldo lo vedete, è una cosa nuova. L'asciutto in passato c'era già stato, ci sono state nelle cronache antiche alcune annate veramente siccitose, ma con un clima freddo e quindi con effetti inferiori. Mai avevamo avuto una combinazione di calori così elevati, con temperature sopra i 40 gradi, qui a Torino, e siccità estesa che ha portato i boschi a diventare delle torce pronte per essere incendiate, come poi è successo e come succede tutti gli anni in altre zone del mondo. La temperatura che è aumentata in estate è la principale causa dell'arretramento dei ghiacciai, perché i ghiacciai adesso, anche se non nevica, dormono sotto zero, siamo sopra i 3000 metri, mentre a giugno, luglio, agosto lo zero termico sale sopra i 3500-4000 metri e il ghiaccio comincia a fondere. E il risultato è che perdiamo un capitale idrico importante. I ghiacciai delle Alpi non sono tanto grandi, non è che offrano una quantità di acqua enorme, ma ce la offrono nel momento in cui è più necessaria. Sono un po' dei serbatoi di riserva, piccoli ma strategici. La maggior quantità di acqua dei ghiacciai arriva durante la siccità estiva. Perderli vuol dire togliere una resilienza idrica alla pianura padana, dove storicamente siamo abituati ad avere sempre abbondanza di acqua, in particolare di tutti gli affluenti di sinistra Po. Quelli di destra Po sono quelli dell'Appennino, dove i ghiacciai non ci sono sostanzialmente mai stati, almeno dopo l'ultima glaciazione. Invece quelli delle Alpi alimentano i grandi fiumi, di cui la nostra piccola Dora qui, che ha pochi ghiacciaietti, ma poi cominciamo per esempio con l'altra grande Dora, la Dora Paltea, quella invece è già un fiume rilevante per l'apporto dei ghiacciai d'estate. E poi c'è il Ticino, e poi c'è l'Adda, e poi c'è l'Adige fuori dal bacino del Po. Sono tutti fiumi che beneficiano di questa fusione estiva, però avete visto già nell'immagine come i nostri ghiacciai in un secolo si siano ristretti. Il ghiacciaio di Predebar è arretrato di quasi un chilometro e complessivamente abbiamo ridotto tutto il patrimonio ghiacciale alpino di più del 50% in un secolo. Nel caso dei piccoli ghiacciai addirittura scomparsi. Questo nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, ma eccoci a casa nostra, in Valle di Susa, il ghiacciaio Galambra, sopra San Bertrand, che ancora negli anni 20-30 era piccolo, ma si poteva definire ghiacciaio, con la sua bella falesia alta una ventina di metri, crepacci, un lago proglaciale. Ecco, oggi possiamo dire non c'è più. C'è qualche nevaio che non dura lo spazio di un'estate. Ma anche ghiacciai molto più grandi, che non portano l'acqua in Italia ma in Francia, ma li possiamo considerare nostri per motivi affettivi, come il ghiacciaio del Rocciamelone. Il Rocciamelone è una vetta prevalentemente valsusina. Si sale da Susa come via normale, frequentata anche dalla grande processione del 6 di agosto. Ci si sale anche da Viù, dalla Valle di Viù, ci si sale dalla Francia. Il ghiacciaio che si osserva dalla vetta è tutto però in Francia, verso la Maurienne. Ma guardate come si è decomposto, letteralmente smembrato, da un grande pianalto glaciale che si vedeva alla fine dell'Ottocento, con quella bella foto di Mario Gabinio. Era un pianalto omogeneo, ghiacciato da Novalesa fino a Usseglio,
Oggi vedete è un ammasso di piccole fazzoletti di ghiaccio, tutti costellati da rocce che emergono e lo hanno mutilato, devastato. È un ghiacciaio sostanzialmente in agonia e ci attendiamo entro una ventina d'anni di vederlo scomparire del tutto. Ma lì siamo già a 3000 metri. E vedete quanto è stato rapido questo processo. Addirittura possiamo dire che la maggior parte di quella debacle del ghiacciaio che vedete in basso è tutta avvenuta negli ultimi 15 anni. Lo sappiamo perché tra l'altro fino al 2004-2005 lì c'era il grande lago del ghiacciaio del Rochemerone che ha inquietato sia noi in Italia sia gli amici colleghi glaciologi francesi, un gigantesco lago che adesso non vedete più, un lago che era sotto l'asterisco giallo. E quel lago lì era grande 600.000 metri cubi, minacciava di inondare Bessin, è stato tagliato a colpi di dinamite e di motosega, ma in sostanza era un po' il preludio dell'agonia finale del ghiacciaio. Perché si forma un lago su un ghiacciaio? Perché fa troppo caldo e il ghiaccio fonde e si trasforma in acqua, altrimenti non si sarebbe formato a quella quota un lago. Se guardiamo la quantità di pioggia che cade in Italia complessivamente, con questo grafico che è quello del CNR ISAC di Bologna, che tiene l'aggiornamento della serie nazionale dal 1800 a oggi, vediamo che piove un po' di meno, perché le barrette verdi sulla sinistra del grafico tra il 1800 e il 1900 sono un po' più fitte rispetto a oggi. Stimiamo un calo delle precipitazioni annuali in due secoli di circa il 10%, non è molto, e peraltro è tutto concentrato sulla prima parte del 1800. Dopo possiamo dire che dal 1860-70 è rimasta abbastanza costante la pioggia. Ma qui stiamo parlando della quantità totale annuale. Spesso invece stiamo osservando una estremizzazione delle piogge. Magari nell'anno rimane costante la quantità, ma ci arriva a pacchetti concentrati. Per 3 mesi non piove e in un pomeriggio ti butta giù tutto quello che doveva venire prima. Lo abbiamo visto anche negli ultimi episodi, adesso ne vedremo alcuni. Prima vediamo però la pioggia di Avigliana. Ad Avigliana piove abbastanza, insomma siamo in una zona prealpina dove in media cadono sui 900 mm, tra i 900 e i 1000 mm di acqua all'anno. È una pioggia direi in linea con la media nazionale e in linea anche con la media mondiale. La media mondiale della pioggia è giusto un metro, 1000 mm. Le zone desertiche, zero. Le zone pluviali delle foreste colombiane o himalayane, 11 metri di acqua all'anno, anche di più, anche una dozzina di metri. Quindi noi siamo ben forniti con una precipitazione che in media è di circa un metro, ma vedete bene il 2017 di cui vi ho parlato, l'anno degli incendi. Il 2017 ci ha dato mezzo metro d'acqua. Un anno siccitoso. Se però fa anche caldo, ecco che in anni come quello si cominciano a fare i conti con la scarsità e con il conflitto degli utenti, i canali non bastano, il canale che normalmente è pieno d'acqua in un'annata piovosa, nel 2017 il canale è vuoto. E allora l'agricoltore comincia a fare come nel cartone animato, gli agricoltori vogliono l'acqua, vuole la centrale elettrica, lo vuole l'acquedotto, tutti la vogliono e non ce n'è abbastanza. Tutti però hanno avuto dallo Stato una concessione, che è un atto burocratico, amministrativo. La concessione è un numero su un foglio di carta, ma poi quando l'acqua non c'è è inutile litigare perché io te ne ho promesso 10 e ce n'è solo uno. Io te l'ho promessa guardando il grafico medio, ma poi in mezzo ci sono le oscillazioni. E fin qui quindi stiamo parlando di scarsità di acqua, cioè di paesaggi di questo tipo. Il rovescio della medaglia del cambiamento climatico è la troppa acqua, cioè le precipitazioni intense di breve durata. Come sono collegate con il riscaldamento globale? Sono collegate prima di tutto col fatto che più caldo fa evaporare più acqua dagli oceani e con il fatto che l'atmosfera più calda è in grado di ospitare più vapore acqueo. Il 7% in più per ogni grado in più.
Quindi, visto che vi ho detto che già nell'ultimo secolo la temperatura media globale è aumentata di un grado, vuol dire che a livello globale, mediamente, le precipitazioni, non sappiamo ancora se è vero perché è molto difficile misurarlo, ma in linea teorica potrebbero già essere aumentate del 7%, e ogni grado in più un altro 7%. In Italia sta piovendo più violentemente, e qui le risposte sono molto più variegate. Mentre sulla temperatura non abbiamo dubbi, fa più caldo ovunque, in tutte le stagioni, i ghiacciai ce lo certificano, non ci sono dubbi. Sulle piogge invece abbiamo regioni dove piove più forte e regioni dove invece questo trend non si vede. Per esempio sul nord-ovest non si vede molto, le zone blu sono zone dove addirittura le piogge intense su lunghi periodi sono perfino diminuite un po'. Poi ci può essere sempre l'episodio che crea l'alluvione puntiforme, ma nella media non si osserva sul nord-ovest un aumento di intensità delle piogge violente. Ma basta spostarsi nel nord-est tra Veneto e Alto Adige o in certe zone del centro Italia, quelle di colore rosso, dove invece l'aumento si vede come. Quindi siamo in una condizione più disordinata, più variegata. Questo per farvi vedere che nel clima non è che è tutto bianco o nero. Tuttavia ci attendiamo che più passano gli anni e più aumenta la temperatura e più questo segnale di aumento delle piogge andrà uniformandosi su tutto il territorio. Ecco a Vigliana precipitazioni massime in un giorno. E vediamo che spicca il dato del novembre 2016. Una grande alluvione di Po è stata quella del novembre 2016. C'è stata alluvione su tutti i fiumi del nord-ovest. E l'alluvione si è poi propagata fino a Ferrara. Ecco, qui vedete benissimo 180 mm di acqua in 24 ore, in un giorno. Se togliete il dato del 2016 non si può dire che ci sia un trend in aumento. Più o meno vediamo che negli anni precedenti ogni 4-5 anni c'è una giornata con più di 100 mm di pioggia e ci sono invece alcune annate dove non si superano i 40 mm di acqua come nel 2004 in una giornata. Anche qui forte variabilità. Però le precipitazioni intense sono in grado di metterci in ginocchio in un'ora. Un'ora di nubifragio estivo genera danni incalcolabili, perché sommerge i parcheggi, le cantine, devasta le attività economiche, quando non arriva addirittura a creare delle vittime. Ed eccovi quindi, visto che abbiamo parlato della nostra frazione Durbiaglio, vi ho messo proprio una foto del 26 novembre 2016, dopo i famosi 180 mm di acqua in 24 ore. Ecco com'era la nostra piana di Tora, con le esondazioni di tutti i rii laterali, il torrente Messavecchia, il rio Vangeirone, i canali lungo la statale 24. Tutto era in crisi perché è venuta troppa acqua. Tra l'altro eravamo anche in un autunno inoltrato dove, se fossimo stati nel 1800, avrebbe fatto abbastanza freddo da far nevicare fino a 1000 metri, e invece in questo caso nevicava fino a quasi 1800, cioè bisognava arrivare sopra i 1800 per avere la neve, con il risultato che più acqua arrivava dalle montagne alla pianura. Ovviamente questo è il caso di casa nostra, ma adesso guardiamo qualche altro dato, questo è estremamente rilevante. Il 2-3 ottobre del 2020, non ho messo l'anno, mi sono dimenticato perché non si può confondere con il 2-3 ottobre del 2021, dove praticamente negli stessi posti abbiamo avuto due gigantesche piogge eccezionali mai registrate prima. In questo caso 500 mm di acqua, la pioggia che è venuta da Vigliana nel solo anno 2017, in un pomeriggio a Limone Piemonte, con la grande alluvione del gesso, del Tanaro, che ha creato danni enormi. Lì vedete Limone Piemonte, i danni sulle piste da sci e sulle case del paese. Ma soltanto quest'anno, nella stessa data, quindi altro che un episodio che arriva ogni 100 anni, qui l'episodio è arrivato a distanza di un anno, poco spostato, di poche decine di chilometri,
tra il Savonese e il Genovesato abbiamo avuto 800 mm di acqua, che è praticamente la pioggia di Avigliana media di un anno, in una giornata a Rossiglione tra il Bormida e Genova. Quindi vedete che forse questi numeri cominciano ad assumere anche qui i primi segnali, adesso lo vedremo, se negli anni prossimi continuano a crescere così, anche noi ci trasformeremo in quel colore rosso da quel colorino blu che c'era ancora sulla mappa dei trend delle piogge estreme. Ma non c'è solo il nord-ovest, eccovi qui, il nord-est e l'Emilia, 4-6 dicembre 2020, sono comunque delle zone di scala geografica modeste, insomma, tra il Cuneese e Piacenza e Modena ci sono poi 300 km, non ce ne sono 3.000, eppure un'altra pioggia eccezionale mai misurata prima, con 786 mm di pioggia, praticamente la pioggia di un anno di Avigliana, a Barcis nelle Dolomiti friulane. E nel Modenese sono bastati 300 mm per rompere gli argini del Panaro, con un sacco di danni gravi alle campagne, ai centri abitati. Ormai siamo abituati, più o meno tutti gli anni, due o tre episodi di questi solo in Italia ci sono. L'ultimo ha fatto anche un po' scalpore, il quasi uragano tropicale che ha colpito la Sicilia a fine ottobre e ha alluvionato Catania due volte in una settimana, e anche Siracusa. Siracusa si è vista quest'anno due eventi estremi a distanza di tre mesi. A agosto i 48,8 gradi, la temperatura più elevata di sempre d'Italia ed Europa, tre mesi dopo 200 mm di pioggia del ciclone Apollo che ha messo in ginocchio tutta la costa ionica della Sicilia. Quindi vedete che ormai, se vogliamo ascoltarli, questi segnali d'allarme ci sono. Però due o tre giorni dopo che finisce l'evento estremo, tolto il fango delle cantine, ci si dimentica sempre di tutto e purtroppo si ricominciano a fare gli stessi errori di prima. Vediamo adesso cosa succederà in futuro. Questo è il classico grafico delle simulazioni climatiche previste per questo secolo, per quello che resta di questo secolo, cioè per i prossimi 80 anni circa, il tempo della vita di un bambino che nasce oggi e sarà anziano alla fine del secolo. E qui vedete due scenari. Quello blu è ritenuto uno scenario prudente, voluto dall'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi è quell'accordo firmato a Parigi nel 2015 che ci chiede di ridurre drasticamente le emissioni per stare in quell'aumento non superiore a 2 gradi alla fine del secolo. 2 gradi, uno l'abbiamo già preso, ce ne resta uno. Detto in termini di febbre, potremmo permetterci di andare fino a 39, ma sopravviviamo. Se invece lasciamo andare tutte le cose come stanno, cioè senza regolamentazione, senza applicare l'accordo di Parigi, e continuiamo a emettere tutti i gas a effetto serra come stiamo purtroppo facendo adesso, il rischio è di finire nella linea rossa. 5 gradi in più a fine secolo, febbre a 42, sei morto. Quello scenario lì io non lo auguro ai miei nipoti, perché ci troveremo un pianeta devastato dagli eventi estremi e da temperature che qui potrebbero tranquillamente arrivare a 50 gradi, qui, ad Avigliana, a Torino, non a Siracusa. A Siracusa 55 e noi qui 49-50, con tutti i danni sull'agricoltura e così via, e sull'acqua, perché temperature di questo genere e i ghiacciai ormai fottuti da tempo, quando ci saranno queste temperature, vuol dire soffrire di carenza d'acqua anche qui. Allora, se vogliamo rimanere nello scenario prudente dei 2 gradi, bisogna darsi da fare fin da stasera per ridurre le emissioni, per risparmiare energia, per essere più efficienti, per convertirsi alle energie rinnovabili, ma tutte cose che ripetiamo ormai alla nausea, ma poi alla fine stanno sempre solo sulla carta e non facciamo mai. Se non le faremo, arriveremo a estinguere le stagioni invernali e a dilatare le estati da un trimestre a un semestre. Queste sono alcune simulazioni che ci dicono gli inverni del 2070 potrebbero praticamente durare
non più di un mese, un paio di mesi. E le estati potrebbero arrivare con temperature da estate vera, quindi 40, 45, 50 gradi, a durare 6 mesi. Ce n'è abbastanza da uscire pazzi, noi che non siamo abituati a queste, a questi scenari. Forse i Tuareg sono abituati, ma sono un popolo nomade che vive nel deserto da 5.000 anni. E noi non so come la prenderemo a trovarci catapultati nel giro di una generazione o due in uno scenario da deserto del Sahara. Queste sono le simulazioni proprio del CMCC che ci dicono, nel caso della linea qui è verde ma equivale a quella blu del grafico prima, vedremo aumentare ancora un po' quei giorni molto caldi che ad Avigliana hanno già toccato praticamente i 40 gradi. L'11 agosto del 2003 la temperatura più alta di Avigliana è stata 39,8, ma qui nel paese sicuramente era 41, perché quello è il dato di una stazione meteorologica, nei prati, quindi più fresca. E poi abbiamo avuto 37,5 a luglio 2006 e 37,4 a giugno 2019. Ma se non facciamo niente, la curva rossa ci dice che avremo 2-3 mesi di temperature di questo genere in incremento a fine secolo. Appunto, ce n'è da uscire pazzi. E le simulazioni per la pianura padana ci dicono che lo scenario diventerebbe simile a quello che oggi è il Pakistan meridionale, la città di Karachi, dove è normale attualmente avere già 50-52 gradi tutte le estati. Non si coltiva il mais in Pakistan, si coltiva forse l'oppio, il papavero viene bene, vorrà dire che ci stordiremo così della... quando dovremo sopportare il caldo. Vi voglio ancora dire una cosa che riguarda l'acqua. Abbiamo visto, il problema è averne o troppo poca o troppa sotto forma di alluvione, ma l'alluvione distrugge, passa e va. C'è invece un'alluvione diversa, che è quella dell'aumento del livello marino, che rimane. L'aumento del livello marino è determinato dalla fusione dei ghiacciai e anche dalla dilatazione termica dei mari. Ma la fusione dei ghiacciai è soprattutto di quelli grandi, tipo Groenlandia. Gli oceani attuali stanno già aumentando oggi di 3, il dato aggiornato di questi giorni è 3,7, lì nella slide c'è ancora scritto 3,5 millimetri all'anno. Quindi siamo già dentro il problema, non è una roba che arriverà, è una roba che è già qui tra noi. Solo che come sempre, cosa vuoi che siano 3,5 millimetri? Nemmeno me ne accorgo. Certo, oggi, domani, 10 anni però sono già 3,5 centimetri. E quando c'è una mareggiata diventano molti di più e a un certo punto il mare ti entra in salotto e lo sta già facendo, dove? Per esempio a Venezia, con le ultime acque alte diventate estremamente più frequenti. Abbiamo avuto più acque alte sopra il 1,10 m negli ultimi 10 anni che nei 100 anni precedenti. Con le ultime acque alte, quella del 2018 durante la tempesta Vaia, e quella dell'anno scorso, no, dei 2 anni fa, del 2019, acque alte di quasi 2 metri, 1,90 m. Venezia, con 1 metro di mare in più alla fine di questo secolo, ipotesi della riga rossa corrispondente ai 5 gradi in più, se va male, se non facciamo niente, è una città da abbandonare. Non puoi più sopravvivere a Venezia con 1 metro permanente di acqua in più, che quando si arriva alla marea diventano 3. Se invece applichiamo bene l'accordo di Parigi e riduciamo le emissioni, non possiamo curare il clima perché ormai il danno in parte è fatto, ma invece di 1 metro aumenta di 0,5 metri. È già qualcosa, è un aiuto, è la metà del danno. Quindi ad Avigliana, qui siamo a 350 metri sul mare, non abbiamo problemi di arrivo dell'Adriatico fin qui. In queste condizioni l'Adriatico arriva a Rovigo. Però forse arrivano i rodigini qui, forse dovremo accogliere centinaia di migliaia di profughi nazionali, non profughi che arriveranno da altri paesi del mondo, ci saranno anche quelli, ma a quelli tenteremo di sparare addosso, di chiedere i passaporti, invece ai rodigini, ai chioggiotti, ai veneziani, ai riminesi, non potremo neanche chiedere il passaporto, avranno diritto di muoversi liberamente sul territorio della Repubblica. E poveracci,
noi avremo il compito, in tutti gli altri paesi non toccati dall'aumento del livello del mare, di ospitarli. Solo la Laguna Veneta e il Delta del Po mettono a rischio, nel caso peggiore, del metro in più, 400.000 persone. Sono già 400.000 profughi che scappano. Entro una cinquantina d'anni da adesso. E allora vedete la posta in gioco e vedete l'acqua quanto conta per modificare anche in maniera permanente addirittura la carta geografica del pianeta. Poi ovviamente c'è Bangladesh, c'è il Delta del Nilo, c'è la Florida, c'è l'Olanda, chi più ne ha più ne metta, migrazioni di centinaia di milioni di persone. E allora veniamo alla conclusione. Cosa fare? In un progetto come Mutamenti ci viene richiesto, immaginatevi fin da oggi delle strategie di mitigazione, e mitigazione vuol dire inquinare meno, e di adattamento, che vuol dire prepararsi per quella parte di danno che ormai è in canna, o per quella parte di danno che non si riuscirà a moderare, perché purtroppo noi ad Avigliana nulla possiamo fare se la Cina o l'India o l'America non riducono le emissioni. O lo facciamo tutti, tutta l'umanità, o il risultato purtroppo non ci sarà. I danni invece quelli ci saranno, e i danni sono locali. La mitigazione è globale, l'adattamento è locale. Ognuno si adatterà in modo diverso, in base alla regione dove abita e alle sue caratteristiche climatiche e morfologiche. L'Europa ha già fatto una strategia di adattamento, che vedete in quel sito lì, dove si declinano tutte le varie criticità per ognuna delle regioni europee. Il Mediterraneo è tra le più esposte. Noi abbiamo tutto, non ci facciamo mancare niente, dagli uragani alla perdita dei ghiacciai, l'aumento del livello marino, le ondate di calore, abbiamo tutto. Cosa fare in Valle di Susa, ad Avigliana, complessivamente potremmo dire in Italia, perché poi queste sono cose molto comuni. Allora, per la siccità, canali, buona manutenzione di quello che c'è, ma si porrà inevitabilmente anche il tema degli invasi, che è una cosa che non piace. Per fortuna potremmo però pensare non a grandi dighe impattanti che rischiano di sommergere zone di territorio pregiate, insomma non ce ne sono rimaste molte, però è un problema complesso quello di costruire una grande diga da milioni di metri cubi d'acqua. Ma possiamo anche pensare a piccoli invasi. I piccoli invasi oggi si costruiscono per delle motivazioni futili, come i bacini per l'innevamento artificiale, per divertirsi. Domani forse li potremo costruire invece per delle motivazioni un po' più serie, per irrigare le cipolle di idrobiaglio, per bere e fare la doccia nei momenti in cui l'acqua è scarsa, e se ben fatti possono essere ben integrati nel territorio. Questo ce l'abbiamo qui a 10 km di distanza, è il laghetto del Colle dell'Iss, costruito per l'innevamento artificiale, su quale noi ci eravamo già scagliati contro, fatto con i soldi delle Olimpiadi del 2006, aveva detto ma come, siamo a 1300 metri, non nevicherà più abbastanza, non ci sarà neanche il freddo per fare l'innevamento artificiale. Infatti non è mai stato usato per fare la neve artificiale, ma credo che d'estate forse lo usino per bagnare i pascoli per le mucche. Allora, ecco, pensiamoci, sono processi lunghi che hanno bisogno di tempi tecnici, di condivisione con la popolazione. Però qua e là io mi sento di dire che forse qualche laghetto di questo genere potremmo anche tollerarlo. Se fatto bene può anche essere una piccola attrazione turistica. Insomma, ci andiamo a fare il bagno forse d'estate, a mettere i piedi a bagno. Vediamo, parliamone, infatti ci ho messo un punto interrogativo. L'altra forma di adattamento per la troppa acqua invece è investire sulla cura del nostro territorio per limitare il dissesto idrogeologico. Qua vedete i classici muretti a secco che se ne stanno andando tutti a ramengo, cercare di riprendere in mano queste strutture che segnano il nostro territorio e che sono molto resilienti alle piogge intense, perché le pietre a secco drenano bene, a patto però che facciate la manutenzione. Quando una pietra comincia a spostarsi bisogna rimetterla al suo posto. Qui invece è 80 anni che non si rimettono più le pietre al suo posto, e allora pian piano cominciano purtroppo a collassare.
ce n'è di lavoro da fare di questo genere, non solo qui, certo, in tutta la Valle di Susa, ma in tutta Italia. Tutta Italia è un paesaggio pieno di queste strutture antropomorfizzate, come si dice, no? Dove il paesaggio, insomma, è stato modificato pesantemente dall'uomo, ma in modo costruttivo, valido, per cui vale la pena oggi più che fare nuovo cemento, che non è resiliente alle piogge intense, ristrutturare, mantenere queste strutture che sono poi tra l'altro anche molto belle da vedere. Del Green Deal europeo vi ho già detto, l'Unione Europea è più avanti degli altri, anche se poi vive, ahimè, anche le sue contraddizioni, però prima della pandemia ha fatto l'annuncio formale di tutte le politiche verdi. C'è tutto, un'agricoltura con meno pesticidi, più energie rinnovabili, economia circolare, riciclo dei rifiuti, trasporti sostenibili, bello. Tutte parole per il momento, una slide immateriale, proprio come quella che vedete lì. Tutto quello che è scritto lì deve ancora trasformarsi in realtà. E se c'è qualche buon esempio, e per fortuna c'è, è purtroppo ancora un esempio troppo limitato, non è di massa. E sono esempi che vengono facilmente annullati invece dai cattivi comportamenti di massa, quelli invece ci sono ovunque. Continuiamo in sostanza a sprecare troppo in tutti i settori e poi arrivano queste mazzate come la famosa tassonomia che mette dentro il nucleare, il gas, tra queste cose qui. Riepilogo ricordandoci che la mitigazione si fa prevalentemente col passaggio alle energie rinnovabili, quindi il sole non ci manca, c'è, brilla ovunque, anche nelle nostre Alpi, quindi avanti con le energie rinnovabili e in particolare i pannelli fotovoltaici e i pannelli termici. L'eolico in queste regioni non è sfruttabile perché non c'è abbastanza vento regolare, c'è vento irregolare, c'è la giornata di Fern che trasporta via tutto, dura una notte, un giorno e poi finisce. E per il resto, come sta accadendo in questi giorni, calma piatta. L'eolico si mette al mare, dove c'è un vento costante di brezze. Qui noi abbiamo il sole. Il sole è veramente da sfruttare ovunque. Ed è, tra l'altro, molto democratico, c'è per tutti. Evitiamo di mettere i pannelli sui terreni agricoli. Abbiamo in Italia 25.000 km quadrati di territorio cementificato, cominciamo a mettere i pannelli solari lì sopra. Poi se fra 20 anni l'abbiamo finito tutto e ce ne serve ancora, parleremo anche di fotovoltaico sui terreni, che si possono scegliere perché ci sono terreni migliori e peggiori. Qui per esempio potremmo dire, se proprio avessimo bisogno di spazio, il Musinè è tutto pietroso, fatto di rocce tossiche, molto basiche, molto alcaline, potremmo anche ricoprirlo in parte di pannelli solari, non perdiamo granché su certe parti pietrose delle pietraie sterili, ma certo non mettiamoli nel fondo valle, dove è meglio coltivare le cipolle di Dorbiaglio. E usiamo tutti quei capannoni e quei parcheggi che purtroppo abbiamo già fatto negli ultimi 30 anni. C'è un sacco di spazio da ricoprire totalmente di pannelli fotovoltaici. Questo si può fare subito, sono cose che dovrebbero già essere avvenute negli anni scorsi, ma solo in parte le abbiamo fatte, continuiamo. Insieme bisogna rendere i nostri edifici più efficienti, cioè che sprechino meno energia. La famosa riqualificazione concessa con gli ecobonus è tuttora uno strumento molto efficace che il governo ha messo a nostra disposizione, salvo la burocrazia per raggiungerlo, come sempre, ma lo usiamo troppo poco. Preferiamo cambiare macchina invece che cambiare i serramenti, e invece sarebbe molto meglio mettere le nostre risorse nei serramenti invece che nella macchina o in altre cose di questo genere. Quindi direi questo è il perno fondamentale. Poi ci sono altre cose, potrei citare la dieta, una cosa facile da fare è mangiare meno carne. L'allevamento del bestiame contribuisce per almeno il 15% alle emissioni mondiali di CO2, questa è una piccola cosa che ognuno di noi può fare a casa propria, nella dieta, mangiare di meno, soprattutto carne rossa, che è quella che attraverso i ruminanti
emette oltre alla CO2 anche il metano, e il metano è il secondo gas più abbondante che produce effetto serra. Quindi una dieta a moderata intensità di carne è un ottimo modo per ridurre i nostri impatti sul clima. Energie rinnovabili ed efficienza energetica delle case, aggiungo trasporti sostenibili. Il miglior trasporto oggi è quello non fatto, come il miglior rifiuto è quello non fatto. Come si fa a non fare il trasporto oggi? Si usa il telelavoro. L'abbiamo tutti imparato grazie alla pandemia, usiamolo. Ogni volta che invece di prendere la macchina riusciamo a usare un collegamento sul computer, abbiamo risparmiato parecchie decine di chili di CO2. Se poi lo usiamo per evitare un viaggio aereo, tonnellate di CO2 risparmiate. Se evitate un viaggio oltreoceano, sono andate e ritorno 2.000 kg di CO2 sui 7.000 kg che mediamente emette in un anno ogni italiano. È una bella fetta. Quindi direi sui trasporti, piccole distanze, piedi e bicicletta. Medie distanze, auto elettrica caricata con energia rinnovabile o mezzo pubblico. Lunghe distanze, direi treno e non aereo, ma il miglior viaggio è statevene a casa vostra. E non vuol dire rompere i rapporti sociali, vuol dire ricostruire quelli vicini. Non avete bisogno di andare a costruire rapporti sociali alle Maldive. Ricostruiamoli nelle piazze dei nostri paesi, ce n'è a sufficienza, non c'è problema. Tutto dove si riesce ad arrivare a piedi o in bicicletta è un fiorire di rapporti sociali. Però evitate di andare a farli a New York, questi rapporti sociali. Gli li possiamo fare con un collegamento Zoom, se proprio abbiamo degli amici con i quali condividere qualche cosa. Ok? Con questo direi, finiamo con l'Arlecchino dei grandi obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Anche questi per ora sono una slide che dovrebbero diventare realtà. Vi troviamo alcune delle cose che abbiamo citato stasera. Il numero 6 è l'acqua. Acqua pulita per tutta l'umanità. Grande programma. Il numero 13 è clima. Salvaguardia del nostro clima. Il 14 e il 15 sono la biodiversità, che ha molto a che fare con l'acqua, perché il 14 è biodiversità nell'acqua. Fiumi, laghi e oceani, che sapete adesso sono pieni di plastica con mille problemi di rifiuti. Il 7, energie rinnovabili. Quindi avanti, di lavoro da fare ce n'è, e non dimentichiamo che spesso guardiamo ai rischi dalla parte sbagliata. Crediamo che alcuni rischi siano molto importanti e non lo sono, mentre altri che sottovalutiamo sono dei giganti pronti a massacrarci. Questo ce lo dice perfino l'alta finanza. Questo è il rapporto annuale sui rischi globali del World Economic Forum. Anche questo è uscito una settimana fa. Quest'anno, come già accaduto nei due anni precedenti, la classifica dei 10 principali rischi che incombono sull'umanità sono: 1. L'incapacità di affrontare il cambiamento climatico, il più grande rischio che incombe sull'umanità, a cui abbiamo visto che il bollettino degli scienziati atomici aggiunge la guerra nucleare. Qui invece in seconda posizione è stato messo eventi meteorologici estremi, quindi due rischi principali nella scala sono tutti e due legati al clima, le piogge e le tempeste, ma anche la temperatura di 50 gradi è un evento meteorologico estremo. E in terza posizione la perdita di biodiversità, cioè l'estinzione delle specie, che è legata al clima, all'inquinamento, alla cementificazione. Dov'è la pandemia? La pandemia è la posizione numero 6. Gli diamo tanta importanza ed è giusto che stiamo attenti, ma in fondo, con un po' di attenzione, un po' di intelligenza, stiamo venendo a patti con questa pandemia. Cerchiamo di ridurre il rischio con la mascherina, col vaccino, salvo chi si intesta di non volerlo fare. Ma tutto sommato dei modi per ridurre il danno li stiamo trovando. Occhio che sul clima e sull'aumento del livello del mare mondiale
non c'è mascherina, non c'è vaccino. Se il mare aumenta di un metro, lì sta, per quanto? 10-15 mila anni almeno. Poi forse i sistemi climatici, se smettiamo di disturbarli, pian piano riassorbono il colpo. Ma intanto cancelli Venezia, tu e tutte le generazioni future. Quindi i rischi ambientali sono giustamente in top position di questa scala. Cerchiamo di rendercene conto, come lo stesso Gutierrez continua a dirci, ascoltiamolo, come abbiamo fatto questa sera con questi dati, e auguro a tutti per un 2022 resiliente e pulito. Grazie, se ci sono delle domande siamo qui anche per rispondere. Grazie Luca Mercalli. Allora io aprirei il dibattito, se ci sono anche delle domande da chi è collegato, mi dite voi, poi me le date. Ok, allora intanto apriamo. C'è qualcuno? Intanto posso dirvi che non pioverà per almeno i prossimi 15 giorni. Continua ostinatamente, sereno. Vabbè, almeno producono i pannelli solari. Non rompere mai il ghiaccio, che ne è rimasto pochissimo. Mai, mai rompere il ghiaccio. Anzi, rompo il ghiaccio solo qua in sala. Cerco di fare tutto il possibile. Non esistono le danze della neve, c'è solo quella del sole. Mi viene da dire che 50 anni fa qualcuno come Peccei e il Club di Roma ci avvisò già di questo, di quello di cui stiamo discutendo questa sera. Sono passati 50 anni e siamo ancora qua che ci diciamo che non vengono fatte sufficienti cose per riuscire a mettere a posto o quantomeno evitarci i danni peggiori. La domanda è, appunto, credo che quando Peccei e il Club di Roma parlavano di questi temi ci fosse ancora la possibilità di scegliere, no, quali erano gli interventi da fare per primi, perché diventa difficile mettere una pezza se non sai neanche da dove iniziare. Adesso che sono passati 50 anni nel frattempo, qual è la cosa in assoluto più urgente? C'è ancora una cosa in assoluto più urgente? No? Tra l'altro, proprio adesso, 2022, questo è l'anno del cinquantenario dell'uscita del rapporto I limiti alla crescita, pubblicato dall'MIT nel 1972, su ispirazioni di Aurelio Peccei. Vale la pena spendere almeno una parola sul grande Aurelio Peccei, perché era di Torino, quindi... Pensate, l'intuizione più importante per il futuro dell'umanità è nata qui, in questo ambiente culturale. Peccei era un economista, nato nel 1908 a Torino, e diventò un economista della Fiat ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, lavorò in tutto il mondo, era poliglotta, una persona di grandissima apertura mentale. Durante la guerra fu antifascista, venne imprigionato nella caserma di Via Asti, venne torturato, ne uscì vivo, dopo tornò a lavorare alla Fiat e negli anni 60, durante il boom economico, si pose questa famosa domanda: è possibile crescere all'infinito in un pianeta finito? È una domanda banale, se volete, ma ha ricevuto la risposta analitica con un modello matematico che viene per la prima volta fatto girare sui computer che si affacciavano allora nella ricerca scientifica, 1972. Ecco perché il rapporto del Club di Roma sulla crescita viene fatto in un'università americana. E diceva sostanzialmente: adesso abbiamo ancora il tempo di cambiare rotta. C'è tutto il tempo per evitare di finire in questa trappola. Ma il rapporto del Club di Roma fu deriso, osteggiato, vituperato, distrutto, e si è fatto purtroppo quello che si continua a fare ancora oggi con questi allarmi. Il risultato è che abbiamo perso 50 anni. Le cose che diceva da fare non sono mai una sola, perché in un problema complesso
non c'è mai una soluzione facile e unica. Le stesse soluzioni di ieri sono anche quelle di oggi. Ovviamente cambiare il sistema economico, quella sarebbe la prima cosa da fare. Basta con questa crescita, è impossibile. Non si può crescere all'infinito in un pianeta finito, ma è così chiaro. Eppure Draghi, crescita, crescita. Confindustria, crescita, crescita. I sindaci di quasi tutti i paesi, più crescita. Von der Leyen, più crescita. Biden, più crescita. Putin, Xi Jinping, più crescita. Tutto il mondo grida ogni giorno a quel processo che ci porta al baratro. Perché a un certo punto il pianeta dice basta crescita, ora decido io. Cioè decidono le leggi fisiche. E le leggi fisiche ci dicono che ci sono dei limiti. Allora se i limiti li rispettiamo noi, la pilotiamo questa situazione dove cerchiamo di ottenere il necessario e sbarazzarci del superfluo. Se invece lasciamo tutto così, a un certo punto, usciti dai limiti, arrivano le conseguenze. E le conseguenze non saranno belle. Ci sono quelle climatiche, ci sono quelle dei rifiuti, dell'inquinamento che nuoce alla nostra salute, ci sono le conseguenze della plastica negli oceani, c'è l'esaurimento delle materie prime, c'è l'estinzione delle specie. Questi sono tutti i limiti che stiamo superando e che chiamiamo antropocene. La ricetta è prima di tutto fermarsi. Fermarsi non vuol dire regredire, non vuol dire stare male, vuol dire cominciare a mettersi tutti insieme e dire dunque, avete bisogno di una supercar da 350 cavalli? No, no, niente, non serve. Avete bisogno dell'acqua? Sì, è dell'acqua certo che abbiamo bisogno. Avete bisogno del cibo? Sì, di quello abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno dell'assistenza sanitaria? Sì, che abbiamo bisogno di quella. Abbiamo bisogno di una buona scuola? Certo che abbiamo bisogno della scuola. Salviamo il welfare? Questo bisogna salvare. Tutto il resto? Anche no. Invece qua si vuole crescere e fare tutto, anche il superfluo, con l'idea che basta che crei un posto di lavoro ed è sacro. No, i posti di lavoro che distruggono l'ambiente non sono buoni. I posti di lavoro che salvaguardano l'ambiente, sì. Cominciamo a fare un po' questo triage e allora vedremo che tutte le cose che Peccei aveva detto si realizzeranno cercando purtroppo con molto ritardo e con molto affanno, perché ormai siamo dentro l'emergenza climatica, ma forse possiamo ancora stare nella linea azzurra, quella dei 2 gradi. Se avessimo cominciato al tempo di Peccei nel 72, forse 1 grado, forse ci fermavamo adesso a 1 grado. Ecco quindi che la lezione è il ritardo si paga. Il ritardo nell'azione della cura porta sempre a danni irreversibili, piccoli o grossi. Per adesso sono medi, fra un po' diventeranno grossi e non si potranno più correggere. Dovremmo far anche riflettere sull'aumento della popolazione mondiale. Negli obiettivi delle Nazioni Unite, il numero 5, se non sbaglio, è la parità di genere. La parità di genere serve a far diminuire i figli nei paesi poveri, perché oggi, eccolo qui, 5, sì, gender equality. In Africa le donne sono prigioniere del maschio, sottomesse, costrette a fare 7-9 figli, come in Nigeria. Ne farebbero volentieri 2, li curerebbero meglio, li manderebbero a scuola e non nelle pozzanghere di acqua fetida. E bisogna cambiare cultura. In Italia stiamo facendo molto bene non facendo figli. Però ci stanno dicendo che facciamo male perché poi non riusciamo a pagare le pensioni. Sempre l'economia che prevale. Fai la riforma delle pensioni, è molto meglio. E stiamo così, siamo già 60 milioni, siamo troppi. Non c'è acqua abbastanza per tutti, non c'è cibo per tutti, non c'è suolo per tutti. Stiamo 60 milioni. Pian piano i vecchi se ne vanno, sarei molto più contento se fra 50 anni fossimo 40. 40 milioni staremmo un po' meglio, avremmo più spazio, più risorse. Ecco, quindi dovremmo interrogarci anche su questi grandi temi come l'aumento della popolazione. E poi arriva tutto il resto. Le altre cose dell'economia verde, se mancano la riforma dell'economia e della demografia,
sono solo dei palliativi temporanei. Ristrutturare la casa, mettere il pannello solare, sì, bene, per un po' ci danno un po' di ossigeno, ma dopo, se continuiamo a crescere, annullano il risultato. Il perno è dovuto alla ideologia dominante, che è frutto di una bolla irrealizzabile. La crescita infinita in un mondo finito. Le domande, tutto che avete scritto. Ci diamo anche un termine, alle 11 comunque andiamo. Facciamo una per volta? Allora, Liliana Giorcelli chiede: cosa pensate dei boschi? Gli alberi caduti non vengono più rimossi, quando cadranno nei fiumi, che accadrà? Queste sono, c'è un misto di cose razionali e irrazionali. Allora, gli alberi ovviamente prima di tutto servono, come abbiamo visto, quelli che piantate serviranno a tenere di un mezzo grado un po' più fresca la temperatura di questi dintorni, quando ci sarà l'ondata di calore, serviranno a catturare un po' di CO2. Ma non bastano, gli alberi, anche se ne piantiamo miliardi nel mondo, al massimo potranno sottrarre il 30% della CO2, l'altro 70% lo dobbiamo fare noi con le altre mitigazioni. Gli alberi sono comunque belli da vedere, sono turisticamente un'attrazione, ci forniscono anche materie prime, un bosco ben gestito fornisce legname, alimenta la biodiversità, quindi gli alberi fanno sempre bene. Gli alberi caduti, intanto la natura ha sempre fatto cadere gli alberi, li ha lasciati lì per circa 500 milioni di anni, insomma, 250 per le grandi foreste emerse. Poi siamo arrivati noi soltanto 200.000 anni fa e crediamo che i boschi per stare bene debbano essere ripuliti. No, no. Il bosco per stare bene deve stare così com'è. L'albero cade e diventa nutrimento per le formiche, per gli insetti, per i funghi, per i batteri, questo in termini ecologici. Poi l'uomo ci vive dentro e allora è anche giusto che ne prelevi una parte con saggezza, senza deforestare tutto, ma con dei piani di lotti di cui si taglia solo una parte ogni anno e si può anche recuperare quella legna. Quindi un po' di legna morta in alcune zone impervie io la lascerei, perché serve alla biodiversità. Nei boschi più accessibili va bene raccogliere la legna, ma non perché crea danni nei fiumi quando ci sono le alluvioni. Ecco, questo è un luogo comune. Gli alberi sulle rive dei fiumi molto più spesso trattengono il terreno dall'erosione. Se togliamo gli alberi dalle zone ripariali, peggioriamo l'erosione fluviale. Bisogna esclusivamente pulire le pile dei ponti. Tanto ce ne saranno sempre di alberi che durante un'alluvione finiranno dentro. Non è che perché hai pulito e non ce ne saranno, perché ogni tanto, quando c'è un'alluvione, purtroppo ci sono anche le frane. E quando c'è la frana, c'è anche il bosco intero che cade nel fiume. Quindi non te ne sbarazzerai mai. E allora si fa la cura solo nel punto da proteggere. Dove ci sono i ponti, ogni alluvione ammucchia un po' di legname, ecco, è buona cosa quello, toglierlo per tenere, si dice, l'officiosità delle luci dei ponti. Basta. Per il resto il legno, le piante lungo le rive servono a proteggere dall'erosione le sponde. Scusi. Prego. Porto. Intanto io mi leggo le altre domande. Visto. Buonasera, volevo fare una domanda, sono un po' in confusione perché ci sono un sacco di informazioni. Niente meno salvare la penna. Sì, infatti. Supponiamo con la bacchetta magica di non di convertire tutta, la mia domanda è sulla produzione di energia, cioè tutta l'energia che ci serve non più con le fossili ma con un'altra tecnologia. Noi conosciamo l'eolico, conosciamo il solare. L'idroelettrico. La domanda è, queste tre forme bastano per produrre tutta l'energia, non solo quelle delle case, ma quelle delle industrie, quella... Certo. Allora, la risposta è complessa.
Allora, bastano, dipende quali sono anche le condizioni. Allora, non basteranno mai se continuiamo a crescere. Crescere di popolazione e di produzione, se non ce la possiamo fare e starci dietro. Potrebbero bastare se facciamo una fortissima cura di efficienza e di risparmio. Quindi cominciamo a selezionare e a dire: questa è una cosa che non ci serve a niente, possiamo evitarla, quest'altra invece è una cosa importante ed è giusto garantirla. Per esempio, vediamo in questo momento fuori da noi una delle fesserie più grandi di spreco energetico, l'illuminazione pubblica. È arrivata a una situazione parossistica. Ormai illuminiamo qualsiasi cosa sotto la spinta di appalli culturali del tipo le strade sono più sicure se sono illuminate, i ladri non vengono in casa. Invece gli incidenti stradali continuano a esserci anche negli incroci perfettamente illuminati e i ladri vengono in casa di giorno. Quindi è una balla che la luce serve a quello. Poi certo, nei centri storici, nelle zone densamente popolate, l'illuminazione serve come? Ma ci stiamo lasciando prendere la mano. Ormai qua si illuminano anche le strade nei boschi, illuminiamo le lumache, facendo un gravissimo danno alla biodiversità. Stiamo disturbando tutte le forme di vita notturne, tra cui in particolare l'enorme coorte degli insetti impollinatori notturni, che nessuno conosce, perché sono le farfalle notturne brutte, grigie, che stanno degenerando in termini numerici perché il loro fenomeno riproduttivo viene disturbato dalle lampade. E stiamo pagando, soprattutto adesso che il prezzo dell'energia sta aumentando fortissimo, i bilanci dei comuni. Quanto spende a Vigliana di bolletta per l'illuminazione pubblica? Mese, Rosta, tutti. Ormai le bollette dell'illuminazione pubblica sono cifre superiori ad alcune centinaia di migliaia di euro. 300.000 per Avigliana, vedi, sono quei numeri lì. Quei rincari diventeranno a 3,50, facilmente, o anche di più. Allora, ecco che dobbiamo cominciare a dire cos'è superfluo e cos'è necessario. La luce che avevamo 30 anni fa, era troppo poca, forse bastava. Dovevamo dire un po' sì, non come nel Medioevo con le torce, ma neanche adesso questa follia che si vede dallo spazio. Ecco quindi la cura che dobbiamo fare. Le rinnovabili riusciranno a soddisfare tutti i nostri bisogni fondamentali se abbiamo il coraggio di fare la dieta dimagrante dei nostri usi, che sono oggi eccessivi. E parlo di un'Italia che è già un paese sobrio complessivamente rispetto all'America, per esempio, dove siamo a livelli 3 volte tanto di dissipazione energetica. L'Italia e l'Europa sono già virtuose a confronto degli Stati Uniti. In quel caso lì, allora sì, è pensabile che le rinnovabili possano soddisfare tutte le necessità. Però bisogna tagliare della metà, tagliare l'uso attuale dell'energia della metà. Qua, per esempio, dici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Servono? Ma dobbiamo vedere le slide, forse possiamo spegnerne 3, ne bastano 3, o tenerne 2 e 1, non cambia niente, la nostra qualità della vita rimane ottima. Non dico che dobbiamo rimanere al buio, ma forse 6 sono già troppe. Poi possiamo cambiare, mettere i LED, d'accordo, ci sono tante cose tecnologiche che ci possono aiutare a ridurre i consumi, ma il concetto è sobrietà energetica. In tutto. Ci serve la macchina da 300 cavalli? No. Vogliamo andare in macchina? Una piccola. Una macchina da 70 cavalli è più che sufficiente. E va benissimo. Dobbiamo fare questo. Infine, c'è ancora un tassello che manca, anche dopo che abbiamo fatto una dieta dimagrante, che nessuno vuole fare. Sulle rinnovabili bisogna risolvere un gap tecnologico, che è l'accumulo. Perché il problema delle energie rinnovabili è che sono intermittenti. Adesso il sole non c'è. Il sole c'era oggi a mezzogiorno. Dovevamo fare la conferenza a mezzogiorno, così usavamo le slide con la corrente dei fotovoltaici. Adesso questa corrente dove la prendo? In questo momento la stiamo prendendo da delle centrali a gas. In piccola parte anche dall'idroelettrico che accumula l'acqua nelle dighe, ma sono troppo poche. Quindi
Se vogliamo mandare avanti tutto rinnovabile, anche quando il vento non soffia e anche quando il sole non brilla, bisogna imparare ad accumulare l'energia, e al momento non ci sono metodi tecnologicamente validi, se non le batterie. Ma le batterie va bene per il telefonino, va bene per la macchina, ed è già complesso e costoso, va bene per una casa dove metti una batteria per accenderti la luce nella notte, non vanno bene per una nazione. Non possiamo mandare avanti l'Italia a batterie d'inverno, tenendoci l'energia in esubero dell'estate. Dovremmo arrivare a quello. Possibile chiave di sviluppo: l'idrogeno verde, non quello di cui si parla adesso, di nuovo nella famosa tassonomia, perché l'idrogeno si può fare anche dal metano, e beh, è troppo comodo, il metano è fossile, emette CO2. L'idrogeno verde vuol dire, quando ho eccesso di produzione del vento e del sole, faccio idrogeno dall'acqua, e me lo riconverto in elettricità quando ne ho bisogno. In tutto questo processo però perdo il 50% dell'energia, e soprattutto l'idrogeno in questo momento ha ancora una serie di problemi gestionali, è molto esplosivo, necessita di catalizzatori al platino, insomma va bene per piccole applicazioni. Quindi ci manca quel tassello lì. La ricerca è al lavoro, io sono convinto che fra qualche anno qualche cosa di buono uscirà, soprattutto se questa pioggia di denaro del PNRR viene veramente utilizzata per quello e non mangiata a sbaffo per altre cose che verdi non sono. Speriamo, però al momento quello è il limite che penalizza le rinnovabili a fare solo una parte della energia di rete. Purtroppo quando il sole non c'è, il vento non c'è, dobbiamo ancora accendere delle centrali termiche. Faccio una domanda velocissima alla pancia, non alla testa. Fa 78 anni il 21 gennaio, secondo lei onestamente sarà un pianeta vivibile? Sarà vivibile, ma avremo pagato un grosso prezzo. Sarà vivibile in certe zone, non in tutte. Alcune saranno state abbandonate per sempre, come l'India, perché con condizioni al di fuori della vivibilità del corpo umano. Il caldo umido è quello che ci frega. Caldo asciutto non è che ci puoi vivere bene, non fai agricoltura, ma puoi sopportarlo. Il caldo umido, col caldo umido si muore e basta. Quindi l'India e pezzi di Arabia sono i primi candidati del pianeta a fine secolo a essere abbandonati per sempre. Ora pensi lei a 1,5 miliardi di persone dove vanno, mi fermo solo dicendo quello. Altri posti del pianeta, ecco, qui lo unisco allora con la domanda numero 2 di Giovanni Poretta. Salire in montagna potrà essere una soluzione? La risposta è sì, ma non per tutti, perché non c'è abbastanza montagna. E ci sono delle zone del pianeta dove le montagne non ci sono, non so che cosa dirvi. Purtroppo non abbiamo bacchette magiche. Qui sì, qui è una soluzione che io stesso ho messo in atto. Conoscendo bene questi dati, io sono già scappato a 1650 metri. Ho comprato casa in alta montagna per stare al fresco d'estate. Ci sono tante borgate disabitate, qui è pieno, quindi si può fare un buon lavoro di ripopolamento, di riqualificazione energetica degli edifici, ma i numeri sono quelli che sono, quindi non possiamo pensare di trasferire l'India in montagna. Trasferire un pezzo di pianura torinese in montagna, forse sì. Io penso che alcune centinaia di migliaia di persone nelle vecchie borgate ci possano stare, ma tutte no. E anche lì bisogna poi mettere delle regole. Per esempio la regola d'oro è: si ristruttura ma non si costruisce del nuovo. Questa potrebbe essere una possibilità. Scusi, ma poi le persone lassù cosa fanno? Le persone lassù dove? In montagna. Come allora, le persone in montagna possono fare tante cose. La prima cosa è fare quello che qualsiasi luogo di un territorio fa: l'agricoltura, possibilmente con metodi sostenibili, avanzati, tutte le cose che la scienza ci ha insegnato in questi tempi. Quindi non più un'agricoltura di sussistenza miserabile di 100 anni fa, ma un'agricoltura fatta col cervello e non solo con i muscoli. Io la faccio. Io ho 6 ettari di terreno e coltivo a 1600 metri, che cosa? Le patate, i cavoli,
le erbe aromatiche, il bosco. E quindi un pezzo di attività è questo. Ma poi la grande novità è il telelavoro. Con il telelavoro io posso stare in montagna e fare tutti i mestieri che si possono fare a distanza. Faccio le conferenze, questa sera sono qui perché sono in valle. Ma quante lezioni e conferenze come questa io ho fatto dall'alta montagna? Bene, grazie a questi mezzi qui. Posso fare il progettista, posso fare il musicista, posso fare il pittore, posso fare lo scrittore, posso fare il ricercatore universitario. Un sacco di mestieri che oggi si possono fare a distanza, non ho nessuna necessità di farli da un condominio accaldato della periferia torinese. Li faccio là e non devo neanche accendere il condizionatore. Come ho detto, non per tutti. Se ho se faccio un mestiere dove devo essere presente fisicamente alla catena di montaggio o al banco del macellaio, mi spiace, devo essere dove c'è la struttura che lo fa. Però i problemi gravi, giganteschi, come il cambiamento climatico, purtroppo non hanno una soluzione facile. Chi promette soluzioni facili è un impostore. Non ci sono. Ci sono tanti pezzi di soluzione. Qui ne possiamo prendere una piccola parte e fare così, altri troveranno ciascuno la propria modalità. Ma non ci sono pacchette magiche, mettetevelo in testa. Chi promette ricchezza per tutti, cibo per tutti, sì, cose fatte a tavolino, poi nella realtà non è così. Cominciamo invece a risolvere pezzi di problema che sono oggettivamente risolvibili. Abbiamo oggi due problemi che possono incontrarsi. Il cambiamento climatico che riscalda soprattutto le città e le zone a bassa quota e una montagna spopolata. Ottimo, ripopoliamo la montagna fino a un certo numero. E poi quando quel numero è finito, si attira sul cartello, esaurito, si va da un'altra parte. In Siberia, magari. Prima che mi scompaiano di nuovo le domande che sono comparse sotto la diretta Facebook, cerco di riassumere alcune che riguardano il discorso dell'acqua e di quello che è stato fatto un po', diciamo, come greenwashing rispetto al discorso di dichiarare che appunto l'acqua è fondamentale, importante, eccetera, salvo poi dopo, nonostante il referendum anche rispetto ai discorsi della privatizzazione, fare invece il famoso articolo 6 che è comparso di recente nel adesso non mi viene più il decreto in cui è stato. Io tanto non sono un giurista. Vabbè, ma comunque il discorso purtroppo mi è scomparsa la domanda di Sarzotti. Che comunque appunto il discorso è quello di dire bisogna appunto fare queste cose sull'acqua, salvo poi dopo che però l'acqua viene dichiarata come effettivamente un qualche cosa che i comuni devono giustificare perché. Si rivolgono, cioè perché non si rivolgono ai privati per poter gestire l'acqua e per poter appunto mandare. Io lì appunto non sono un giurista, l'unica cosa che dico è fate quello che volete, ma alla fine l'acqua la dobbiamo pagare perché dobbiamo far funzionare un sistema tecnologico per avere l'acqua, quindi che la paghino poi con i privati, i comuni, non lo so, però tutte le cose che vi ho fatto vedere purtroppo hanno dei costi imponenti. Se dobbiamo fare i laghetti, dobbiamo pagare la scavatrice, il coso, la diga, il tubo, dobbiamo fare le fognature, i depuratori, gli acquedotti. L'acqua non arriva a casa con il pozzo, col secchio come 100 anni fa. Arriva con un sistema tecnologicamente complesso che in Europa, tra l'altro, deve garantire degli standard elevatissimi di purezza microbiologica e così via. Quindi va benissimo, io sono assolutamente dell'idea che l'acqua deve essere non un oggetto di profitto privato, però deve essere anche un bene su quali i cittadini si rendono conto che bisogna investire delle risorse, perché l'acqua gratis, mi spiace, ma oggi non arriva più, è un rubinetto. No, non si parlava di acqua gratis ovviamente, si parlava di privatizzazione però dell'acqua e di profitto. E per fortuna adesso in Italia noi siamo più fortunati, l'acqua la paghiamo poco. Ci sono già paesi del mondo dove l'acqua costa 10 volte tanto quella che la paghiamo noi. E certe volte pagare le cose serve anche per consumarne meno. Spesso quando paghiamo troppo poco la buttiamo via.
Io per esempio mi raccolgo anche l'acqua piovana dal tetto, così per gli usi di basso livello, per bagnare i pomodori, uso non l'acqua dell'acquedotto ma quella del tetto, della pioggia. Non posso bagnare... Guarda, questa è una domandona, alle 11 è la domanda della zona, è la domanda del territorio, è la domanda sulla linea di alta velocità per l'Unione. Paolo dice scavare i 400... 57, sì, sono 57 raddoppiati per i due turni. Di base con la Francia il TAV genererà non meno di 10 milioni di tonnellate di CO2 e cosa può fare la Valle di Susa per combattere il riscaldamento globale. Quindi, sì, questa è l'annosa questione della grande opera della Valle di Susa, direi rientra in quelle contraddizioni dell'Unione Europea. Con una mano si fa la legge sul clima e si dice meno 55% entro 2030, con l'altra si finanziano i 10 miliardi e oltre per fare un'opera ritenuta non necessaria che inquina nella costruzione come 10 milioni di tonnellate. Quindi qui emerge la contraddizione. Se devo fare in fretta a togliere la CO2, non posso emetterla con un'opera che impiega 15 anni a essere costruita. Metto gli stessi soldi per installare i pannelli solari e per fare l'isolamento termico delle case, dove il risultato c'è domani mattina. I pannelli solari li metto sul tetto domani mattina, un'ora dopo che li ho collegati, cominciano a togliere CO2. Qui ci vogliono 30 anni, prima forse 40, si dice dopo il 2050, prima che l'opera cominci a compensare quello che ha emesso. E a quel punto è già tardi, se dobbiamo ridurre al 2030, mettetevi d'accordo, queste non sarebbero opere da mettere nei finanziamenti, chiamiamoli, dell'Unione Europea. Treno c'è già, eh? Io sono assolutamente favorevole a costruire trasporti pubblici dove servono, ma qui il treno c'è già, il traforo c'è già, si va a Parigi adesso anche col Frecciarossa che non ferma nemmeno più sui paesi della Val di Susa. Cioè l'assurdo è che abbiamo un treno francese che ferma a Bardonecchia e a Oulx e abbiamo invece un treno italiano che fa Torino Chambéry e non si ferma più. Questo è l'assurdo. Ancora una domanda sempre da queste su Facebook. Cecilia Gazzera dice: Carlo Bertani nel suo libro Mutamenti climatici e la rivolta di Gaia ha scritto, se ho ben capito, che lo scioglimento dei ghiacci provocherà l'arresto della corrente del Golfo e questo porterà per qualche decennio in Europa, quindi anche in Italia, un periodo di decine di anni di piccola glaciazione prima del riscaldamento tragico. È vero? È un'ipotesi valida? È un'ipotesi valida, anche se per il momento si ritiene che il raffreddamento che potrebbe essere indotto da un disturbo importante o dall'arresto totale della corrente del Golfo potrebbe in realtà interessare solo i paesi dell'estremo nord Europa, quindi l'Islanda, Scozia e Scandinavia. Quindi potremmo dire che la gran parte dell'Europa centro-meridionale al limite potrebbe vedere per alcuni anni un riscaldamento meno intenso degli scenari peggiori, parzialmente temperato da questo collasso della corrente del Golfo, mentre tutto il resto del pianeta continuerebbe a riscaldarsi a sprombattuto. È però un'ipotesi al momento non verificabile, perché conosciamo pochissimo del funzionamento delle correnti oceaniche profonde. Le boe di misurazione profonda della corrente del Golfo sono state collocate soltanto da una decina d'anni. E quindi si cominciano a raccogliere dati, si tiene sott'occhio anche quello, si vedrà. Questo per dire che il sistema climatico è pieno di trabocchetti e può darci sorprese che comunque creerebbero dei problemi in ogni caso. Anche se poi d'estate il caldo è comunque quasi scontato. Potrebbero esserci degli episodi di freddo temporanei nell'inverno, ma d'estate è difficile che la corrente, anche un blocco della corrente del Golfo sul Mediterraneo non avrebbe grandi effetti, e l'anticiclone africano molto più vicino purtroppo ci può portare quelle ondate di caldo. Per questa, Zanello, purtroppo stiamo ancora a installare nuove centrali elettriche a metano ed è ancora meno peggio delle centrali a carbone riattivate recentemente per l'aumento di richiesta di energia elettrica. Speriamo almeno di realizzare tante comunità energetiche rinnovabili che hanno un senso alternativo a quello della crescita infinita.
metto solo un pezzettino, in Val di Susa stiamo cercando appunto di costituire una comunità energetica rinnovabile, in particolare anche qui ad Avigliana, ma c'è ancora, diciamo, le ultime modifiche fatte alla legge che stiamo facendo. Infatti, il grande nemico qui più che la tecnologia è la burocrazia. Bravo. Alla fine abbiamo quei problemi lì, dobbiamo essere capaci di semplificare la selva burocratica. Scusi. Le comunità energetiche sono una buona opzione, permettono di produrre e consumare l'energia tra gruppi di utenti locali e quindi di essere molto più efficienti, perché tutti sono incentivati a consumarla quando c'è, cioè nel momento in cui sei in una comunità energetica, per evitare di comprarla da fuori, fai attenzione a quando accendi la lavatrice, la accendo a mezzogiorno, non l'accendo di sera, perché a mezzogiorno la comunità sta producendo l'energia con i pannelli solari. Di sera cercheremo tutti di usare il minimo per non doverla comprare dalla rete e pagarla. Non lo so chiedere, ma non è una fake news quella che ho letto? Aspetti il microfono, se no non sentono. Ho letto da qualche parte dove veniva riportato un dato secondo cui la costruzione dei pannelli solari era controproducente per l'ambiente. No, è una fake news. Nel senso che dopo 10 anni il pannello magari, o 20 anni, deve essere dismesso e l'impatto... È una fake news. Okay. I dati sono questi. Oggi la filiera di produzione di pannelli fotovoltaici con il silicio monopolicristallino è una filiera ormai diventata globale, molto ottimizzata, per cui il pannello nel nostro clima in un anno e mezzo ha ammortizzato l'energia che è servita per costruirlo, ad al mese. Se fossi a Siracusa in meno di un anno, se fossi a Amburgo in 2 anni, ma siccome un pannello solare dura oltre 30 anni, come vede, in media in un anno e mezzo ha compensato le emissioni della sua costruzione e ha altri 29 anni di buono da darci. Quando avrà finito la sua vita, e per il momento sembra che durino molto di più delle previsioni, ci sono pannelli di 30 anni fa che continuano a funzionare. Quindi la positiva sorpresa potrebbe essere che durano anche oltre i 30 anni, si possono riciclare e in ogni caso non sono tossici. Il pannello fotovoltaico è un inerte, è come una lastra di vetro, quindi è giusto ed è corretto riciclarli e si può fare, si triturano, si separano i componenti, il silicio è sabbia, il vetro è vetro, che è sempre silicio, la cornice di alluminio, al limite c'è giusto la plastica che fa il sottofondo del pannello, che andrà smaltita, ma se pensate a questa roba qua, la smaltiamo domani mattina, è la stessa plastica che c'è qua dentro è la base di un pannello solare che sta lì per 30 anni, quindi qualcosa da buttare ci sarà, ma direi non è una centrale nucleare, ecco, che ci fa delle scorie tossiche per millenni. È un prodotto inerte che, se anche non riciclate, non uccide nessuno, non si dissolve nell'acqua, non fa percolato, è come un vetro. Io volevo fare una domanda. Prima lei ha parlato di India e Cina, che mediamente sono metà della popolazione mondiale. Noi occidentali abbiamo sfruttato praticamente dalla rivoluzione industriale il pianeta, ma con che coraggio possiamo chiedere la metà della popolazione mondiale di non avere il nostro benessere? Ah, il coraggio è molto semplice. Se lei è su un aereo e c'è la prima classe e la classe economica, alla fine il coraggio è che tanto se cadiamo ci ammazziamo tutti. Quindi è corretto che in ogni caso anche la porzione ricca occidentale del mondo dica: occhio, dobbiamo metterci d'accordo, e qui sta il negoziato politico, ma attenzione, perché tanto precipitate anche voi. Non è che l'India, appunto vi ho detto che l'India è particolarmente esposta al cambiamento climatico. L'India a fine secolo, se non facciamo niente, potrebbe essere un paese cancellato dalla carta geografica perché è inabitabile per il troppo caldo. E allora alla fine che ci guadagnano loro? Fanno i furbi col carbone per 20 o 30 anni in più? E poi tanto si beccano le legnate peggio ancora che le nostre. Quindi la realtà è un'altra, prevista peraltro dall'accordo di Parigi. I paesi ricchi, che hanno più responsabilità nell'inquinamento di oltre 200 anni rispetto a quelli poveri che si affacciano solo oggi alla festa del fossile,
devono pagare le migliori tecnologie verdi ai paesi poveri. E infatti l'accordo di Parigi prevede 100 miliardi di dollari all'anno che i paesi del mondo occidentale devono dare a quelli più poveri per fare la transizione energetica. Solo che questi miliardi non saltano fuori, ne sono saltati fuori un po' più di metà, ma non ancora tutti. Ecco perché a Glasgow si litigava. Ok, direi che beh, è anche giusto alle 11:15 non abusare della vostra attenzione. Grazie per le domande intelligenti, anche per chi ci ha ascoltato ovviamente da casa, che non ha fatto emissione di CO2 perché non ha dovuto prendere la macchina. Mi spiace non averle lette tutte, ma insomma, vabbè, ho letto quelle che mi sembravano un po' più... Grazie, Grazie a tutti. Ci saranno ancora degli incontri, ovviamente tenetevi sia sul sito del Comune di Avigliana sia sul sito di Casa Comune. Allora io vi ricordo, visto anche le domande di questa sera, questo momento che ci sarà al 15 di febbraio, gratuito, collegato e online, comunità energetiche, Casa Comune. E anche impollinatori come tematica. Il 5 di marzo, che sarà l'ultimo incontro online, c'è invece Gianfranco Bologna che farà proprio un discorso rispetto, porterà le riflessioni fatte nel 50° anno del Club di Roma. Per cui anche lì, poi vabbè, quella sera, quel sabato mattina ci sarà anche Don Ciotti che farà il discorso rispetto alla Laudato Si. Se volete vi collegate e ci sentiamo e poi insomma ci aggiorniamo. Grazie delle domande. Io invece per il Drubianiesi all'ascolto, se ci sono, spero che sì, ce ne sono anche in sala, confermo che ci sarà sicuramente un incontro più dettagliato per spiegare meglio il progetto che c'è appunto a Drubiaglio, e poi faremo un altro incontro successivamente sempre con Casa Comune, probabilmente verso marzo, insomma, per chiudere anche questi aspetti qua legati a questo primo pezzo di bando mutamenti. Grazie a tutti.